Vale, portacci vostra, fate sto c***o di Twitch. Si è unito un terzo Taod che vedete alla mia sinistra, penso, forse alla vostra, vabbè, avete capito, la nostra destra, la nostra, esatto, destra. Abbiamo Daniele Scatizzi in persona. Ciao ragazzi, grande Daniele. No, ma quello in persona, sono un ologramma in realtà. Gli abbiamo chiesto di mandarci un video, adesso abbiamo messo un video, una gif, esatto. In realtà non è lui, c'è, cioè, lui è anche streamer. Nel senso, quindi ormai vedete, è più attrezzato di noi, raga. Guardate lì, c'ha il microfono, tutta la roba. Noi, tipo, io c'ho il coso qua annattato con un nastro isolante. Erwin, c'è, cioè, tipo, ancora manda le lettere per far sentire. Alessandro, ti dico solo questa, che l'altra volta c'avevo il ghiaccio sopra la PlayStation e sotto il computer, perché si surriscaldavano e si spengevano. Ho preso i cosetti di ghiaccio e l'ho messo un po' sul computer e un po' sotto la PlayStation. È raffreddamento. Pensa come sto messo. Il classico raffreddamento al liquido. Il classico raffreddamento al liquido. Un po' di MMA stasera. Per chi non lo conoscesse, è un fighter di MMA, non è che fa solo lo streamer, è uno fighter di MMA che fa anche lo streamer. Ciao Edoardo! Edoardo dice infatti che sei già più professionale di noi, ed è vero. No raga, guardate che mo sembra che sto a far professionale tutto quanto, ma in realtà ho messo la live pure io, non so se sto a fare un casino, quindi ma chi se ne frega, Ah, ma perché... bello così, ma è bello così, raga. Come si chiama il canale Twitch tuo, Scat, come si chiama? Di Scat? Di Scatizzi. Di Scatizzi, quindi siamo sia in live sulla nostra che in live su... Di Scatizzi. Pensa quando mi ricordo i nomi, sono già dimenticato. Però. Ma no, perché tu dici di chi è il canale? Uno dice di Scatizzi. Cazzo, è vero! Tu poi, non so se succede anche a te, la gente ha paura di entrare su Twitch, tipo che gli arriva la finanza a casa, che ne so, boh. Gente impazzita, no, Twitch no. È come se ti sto dicendo che la madre fa un brutto lavoro di andare su Twitch. Grande Lore! Ma sei pazzo, Twitch? Ma sei pazzo? Esatto, è questo. Perché, oh, ma guarda che è difficile, vai lì, crea il profilo, poi, scarica l'applicazione. Esatto, poi in questo periodo di quarantena che sei impegnato di fare tante di quelle cose ogni giorno, tipo ti devi svegliare e poi, cosa devi fare altro nel giorno? Nulla. Di certo. Fare, ti devi svegliare, andare su Twitch e seguire il più possibile. Vale, portacci vostra, fate sto c***o di Twitch. Tutti ragazzi, tutti a fare l'Amazon Prime e vi iscrivete ai nostri canali, così noi facciamo i soldi. No, facciamo un cazzo. Facciamo i poveri, ragazzi. Vabbè, su quello però io perlomeno sono fortissimo. Non lo so, questa è una bella sfida. Questa fare il povero non lo so, io sono molto, cioè noi siamo proprio fuori classe su fare. Guarda un po', basta vedere la professionalità del microfono e capisci che io sono pro, cioè siamo a livello pro qua. Guarda, Daniele, non ti faccio vedere l'altra parte della stanza perché non c'è il muro, quindi esci direttamente fuori. C'è solo il letto dietro, green screen. Oh, ma c'è chi se lo fa fare il lucernario, tutte quelle robe, tu c'hai direttamente là, che te frega, c'hai l'apertura diretta. Poi, hai visto? Poi anche romantico, stai se inviti una ragazza perché vedi subito le stelle. Qua. Minchia, che mamma mia, tu sei... Oh, te la sei pensata giusta. È che d'inverno dà un po' fastidio, sai. Te la sei pensata giusta. Tutta la vita che sogno di avere una casa spaccata, sai. Qua, sono da un po' che sto leggendo il commento di questo ragazzo qua, che è scritto, ah raga, bella scatto, numero uno, scatto ovviamente... Che si chiama HDHSHHSXDYD, cioè lo sai perché? No, però pure io l'altra volta in una diretta che stavo facendo mi chiedevo di sta cosa, no? Però effettivamente se ci pensate ogni nome soprannome che c'hai e provi ad andare a mettere già l'hanno preso, ma porca ma quanta gente ci può stare che si chiama Erwin 98, non lo so, Erwin 92, 90... ma esatto, portacci, cioè,
E allora sicuramente la gente, ve lo dico io che farà, dopo la gente dice, oh, sai che c'è, facciamo a cazzo FFF. Ma il problema mette nomi a cazzo. No, ma il problema è quando poi devi rifare l'account, cioè che devi rientrare, no? Che non ti ricordi il nome utente, perché io ti sfido a ricordarti il nome utente HDHXHS eccetera. Bravissimo. Quando cambi magari cambi identità, salva. Bravissimo, non sei più l'HFGSRLM. Lo devi cambiare, perché infatti lui dice perché ogni nome l'avevano già preso e questo è il fatto. Allora ragazzi, un secondo, perché stavo aprendo cosa Instagram per mandare, adesso metto la storia e tutto, e mi appare come primo post l'ultimo post di Pucci, il comico. E praticamente un tipo gli ha scritto: ciao Andrea, oggi compie gli anni il mio cane, potresti gentilmente fargli gli auguri, si chiama Chicco. Ho appena finito di vedere il tuo ultimo post, ma il mio cane ha meno di 18 anni. Cazzo vuol dire? Vuole fare gli auguri al cane. No, aspetta, rileggimela questa perché non l'ho capito. Non si è capito. È un'assurdità. Sto tipo ha scritto a Pucci, fa: ciao Andrea, oggi compie gli anni il mio cane, potreste gentilmente fargli gli auguri? Si chiama Chicco. Ho appena finito di vedere il tuo ultimo post, ma il mio cane ha meno di 18 anni e quindi non ho capito male. Sotto i 18 si possono fare gli auguri, grazie. Questo è l'amore. Questo. Allora, Pucci gli ha mandato il messaggio vocale, sotto il tipo ha scritto: grazie Andrea. A questo punto io manderei una clip dedicata a lui, a Daniele Scatizzi. Quindi 3 secondi, 2 secondi. Abbiamo perché una clip inedita su Daniele Scatizzi, quindi per non chi non lo conoscesse per caso, così un po' spieghiamo le cose. Sono fortunati se non mi conoscete. Magari avete per caso preso la clip quella che vi ho mandato, che stavo nudo lì nelle docce. Non dovevi spoilerare. Ma chi è Daniele Scatizzi? Beh, ma l'ho detto perché nasce a Roma nel 1993. Dall'accento poi si dovrebbe capire che è di Roma. E io dopo sono tutto scappato che volevano ammazzarmi, È uno dei giovani atleti più promettenti dell'MMA italiana. Tanti KO, tante vittorie e purtroppo anche tanta sfortuna. Sicuramente avrete già sentito il suo nome. Forse non Daniele Scatizzi, ma Scat, che diciamo è il suo soprannome. Lui esordisce nel 2013 nei professionisti con un bel KO, che sarà solo il primo di una lunga serie. La prima sconfitta arriva contro un certo Marvin Vettori, dopo 3 round combattutissimi, fino alla fine. Raga, lui è un grande, fa scassare, è una di quelle persone che quando lo incontri agli eventi sicuramente poi ti ricordi. Noi l'abbiamo incontrato a Bellator, dove purtroppo non ha potuto combattere a causa di un infortunio che comunque pensiamo che fosse anche leggermente causato dall'intervistatrice di Bellator che l'ha cuffato, e diceva di aver cambiato lavoro e di fare il barista. Nel frattempo, ragazzi, sul canale di Daniele Scatizzi, il canale di Daniele Scatizzi, il mio video clip è nudo, quindi per inseguire il suo sogno si allena presso la SBG in Irlanda. Forse l'avete già sentita questa palestra, dato che si allena un certo McGregor. Ultimamente, oltre ad essere un fighter, è diventato anche uno streamer. Si sta rubando il lavoro, ma glielo lasciamo fare, altrimenti ci sfonda. Ok, siamo dentro ragazzi, siamo ritornati. Allora, per chi non lo conoscesse, avete visto, non so se il verbo che ho usato è quello giusto, però avete visto un po' di storia di Daniele Scatizzi. Noi l'abbiamo conosciuto la prima volta al Bellator, che quando noi eravamo nel backstage, no? A un certo punto sentiamo una mano dietro che ci prende e fa: oh raga! Io in quel momento ho avuto paura, perché noi eravamo con dei pass abusivi, noi non potevamo stare dentro, eravamo dei pass che avevamo rubato altre due persone che ci hanno, quindi avevamo altre due persone nelle foto dei pass, e ho detto basta, ci hanno beccato. E invece guarda, giusto per farti vedere, io in quella giornata mi chiamavo Angelo Valente.
No, hai rubato il caso di Angelo. Minchia, che zizia. E io ero la moglie. Io ero la moglie, che è ancora peggio. Esattamente, ci hanno dato i patti. Allora, qua c'è un piccolo aneddoto legato alla prima volta che ci siamo visti, no? Al Bellator di Milano. Ah, quello che è successo che tu purtroppo hai avuto un infortunio. Infortunio. Esatto. Che praticamente ci hai fatto vedere che avevi tipo la mascella tipo a Lego, cioè che si sfondava. Ah, ma come era successo? Sembravo un Predator. Esattamente. Ma la cosa qual era? La cosa che mi ha fatto pensare di più era che tipo qualche settimana prima era uscita quella fantastica intervista di Bellator, nella quale c'era la ragazza che ti diceva dai, speriamo che non ti fai male, speriamo che... Quanto ti ha... No, ma ha portato sfiga, li mortacci sua. Hai fatto l'intervista prima, sempre dopo il match. Sì, ma infatti, adesso stiamo facendo l'intervista, cioè, ti ha fatto mille domande, però quando lei ti ha detto, sì, quest'anno comunque tutto bene, tutto perfetto, ti dovevi toccare, Danny. Cioè, lì... Esattamente. Ma allora, com'era successo? Com'era successo quello che ti hai riaperto tutta la mandibola, diciamo, dov'è, in allenamento? Cosa avevi fatto? Allora, praticamente stavo in SBG in Irlanda, in palestra mia, e stavo proprio all'ultima settimana del camp pesante, diciamo. Mancavano tre settimane due settimane alla settimana del match, quindi tre settimane al match proprio, perché generalmente nella settimana del match, per chi non lo sapesse, non ci si allena veramente poco, al massimo una volta al giorno, si cerca di andare a sistemare il taglio del peso, c'hai altri cazzi da pensare, tanto l'allenamento cerchi di stare tranquillo, e quindi diciamo, era il mio ultimo sparring. Bravissimo, era il mio ultimo sparring. E tra l'altro era super protettissimo, cioè ho fatto sparring, io mi è capitato di farlo, che dico sempre non farlo, sparring veramente fatti a caso. Stavolta, negli ultimi anni sono diventato, tra virgolette, un professionista pure io, e quindi che succede? Ero tutto bardato, i guantini da MMA gonfi, il caschetto, i paradibbi, il paravalle, il paravalle non c'avevo perché mi dà fastidio, non lo metto mai, c'avevo il paradenti, stavo tutto bardato. Tra l'altro ieri l'ho pure fatto vedere sul mio canale Twitch la conchiglia, lo sparring, quindi alcuni l'hanno pure visto che non stavamo neanche andando fortissimo, era proprio un bello sparring pulito. Niente, ha ceccato un calcio, ha rimesso il colpo e mi ha preso, non mi ha preso dritto per dritto, mi ha preso laterale qua. Madonna. E voi direte, ma come cazzo ha fatto a scoppiare la mascella? Praticamente è scoppiata la mascella, il dottore, poi lo specialista del caso, mi ha detto che sta mascella è scoppiata perché probabilmente c'avevo qualche altro microtrauma. Ah, quindi frattura. Una somma di traumi, cioè qual è stata l'ultima goccia? Sì, ha detto è veramente improbabile che lateralmente così si va, magari si spacca qua lateralmente alla mandibola, no? La mascella davanti, dritto per dritto, che si apre in due, è difficile. Che poi la cosa bella, mo vi racconto, c'era nello sparring c'era il mio coach di wrestling, no? Sergei Pikulski, che stava là, è veramente fortissimo, fa ammazzare da ridere, allora mi faceva, ma no, quello, ma non è nulla, è giusto un po' la mascella, la gengiva, mi fa il The Goom, faceva quella la gengiva, quello ti mettono due punti, stai a posto. Io facevo, ma io sento, perché ogni volta che aprivo la bocca sentivo ma dolore, ma dolore, non avevi dolore, non avevi dolore, ma ti dirò, no, devo essere sincero, no. Allora, se andavo a masticare, sì, pensa che la sera vi dico questa cosa perché è divertente. Allora, vabbè, sono due punti, tutto a posto. Io, bah, mica lo so io. Vabbè, comunque stavo con questa cara. E qualsiasi cosa mettevo in bocca, appena andavo a provare a mozzicare, mi faceva male veramente. Allora che ho pensato, ho detto, mi vado a comprare i biscottini da squagliare nel latte, capito? Così diventa tipo fappetta. E mi compro pure un bel gelato. Tipo il plasmon, no? Tipo zucchero. Bravissimo, con una zuppetta, solo che il genio che sono io, che mi è venuto bene in mente di fare, praticamente ho comprato sti biscotti, che cazzo c'avevano dentro i biscotti, i pezzi di nocciolina, non so no. Di che erano durissimi, non si squagliavano,
E quindi al primo c'era Nicolò Solli che quella sera ci siamo ammazzati lì. Al primo cucchiaio mi trovavo tutti sti cazzo di cose incastrati in mezzo ai denti, e dovevo stare 3 ore poi con le dita staccate, quindi una tragedia. Latte dico via, vaffanculo, non si può, sbagliato i biscotti, vabbè, può succedere. Dico, mo c'ho il gelato, porca miseria, mi spacco una ciotola di gelato intero. Che cazzo di gelato sono andato a prendere? Tipo il bacio, non so che gusto era in inglese. Ma tu l'hai fatto, cioè tu l'hai fatto apposta, cioè tu gli volevi far male, cioè. Cioè, io ti giuro che se la lista della spesa, la lista della spesa te l'ha fatta il tuo avversario. Cioè, quello ti ha visto e ha detto: oh, compra questo, compra questo, compra questo. Ma ascolta, per quanto hai avuto questo problema della mascella? Cioè, dopo quanto ci hai messo più o meno per rimetterti in sesto? Ah, in realtà 3 mesi puliti. Cioè, il dottore mi ha detto che è come una frattura di qualsiasi altro arto, quindi dobbiamo far riattaccare bene l'osso, perché poi a me mi hanno messo 2 placche, okay? Quindi c'era pure il rischio che il mio corpo rigettava queste placche una volta che l'osso era attaccato, quindi mi dovevano riaprire da qua dentro. Madonna. E rilevare queste placche. Per fortuna non è, il dottore mi ha detto: lasciamo queste placche, sti cazzi. Quindi diciamo 3 mesi, lui mi ha detto puoi iniziare a allenarti a prendere qualche colpo sui 3 mesi, però mi raccomando. Ma tu gli hai detto che facevi MMA, sì. Cioè gli hai detto che facevi MMA. Sì. Ah, raga, MMA non gli ho detto che facevo pugilato, perché sennò ogni volta, sì, qual è il tuo lavoro? Faccio MMA, e che è MMA? Signore, cos'è? Quello nelle case. Sì, sì, sicuramente esatto. Non sarà poi stato felice. Ah, quello nei gabbie, l'ho visto. Quello nei gabbie, l'ho visto. Quello degli animali, poi no. Gli ha spiegato tutta la storia. Allora io dico, no, faccio pugilare. Esatto, no, ma più che altro io penso, quando tu vai dal dottore, vai sempre dallo stesso, cioè più o meno questo l'avevi già incontrato, sto dottore, o la prima volta che andavi? No, questo qua era no, ovviamente no, perché non è mia consuetudine andare da un dottore mazzillo facciale specialista in no, era proprio il dottore minchia, era proprio il dottore quello specialista per i traumi facciali. Ah, no, perché mi sono immaginato il dottore che ti ha visto entrare con questa mascella aperta, ha fatto bah, questo sicuramente tipo sarà caduto in bicicletta, sì, roba del genere. Io ho detto, ha preso un cazzotto. Ho detto, come? Inizialmente quello si sarà pensato, ha fatto una rissa. Questo che cazzo è? Un hooligan. Allora, Team Fraders, buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera. Io andrei a leggere qualche commento dalla chat. E infatti, Daniele, qua ti chiedono: dai, perché sei sceso dai welter ai leggeri? Allora, la risposta è molto breve, perché ci piavo le botte, praticamente. Ah, così? Senza giri di parole, tipo. Non ti trovavi a livello di botte o a livello di fisico? No, cioè, non mi trovavo, ci piavo le botte, ti ho detto, le botte. Ah, noi stiamo cercando tipo di recuperare, cioè, invece no, perché prendevo schiaffi in quella categoria. Ragazzi, sì. Non trovate un fighter così onesto? No, però a mia discolpa, dai, mo faccio invece il... Tu non tagli, però. Tu comunque non tagli. No, nei 70 sì, taglio. Nei 77 no, è sempre stata davvero... A differenza di come dicono alcuni, io lì veramente non tagliavo peso, perché pesavo davvero 78 kg. Quindi un chilo non è tagliare peso. Sono testimoni tutti quelli del Venator, l'organizzazione, lo sapevano tutti. E infatti questo te lo volevo proprio dire. Mi ricordo il match che hai fatto con Vettori, che Vettori era... Lui 85 forse, e tu eri naturale, il peso normale, dai, diciamo. Forse era anche un po' sotto, o eri giusto? Perché... No, allora il peso l'ho fatto proprio, ho mangiato pure un cornetto la mattina. Mo ti dico, ricordi specifici di quei momenti ce n'ho pochi, perché una cosa molto strana, tutto il Venator, quel torneo là, io l'ho vissuto proprio come... Cioè, non lo vivevo come lo viveva Marvin, che poteva essere la strada per il lancio in UFC, nella carriera. Ti vivevi a me quando
Bravo, cioè io arrivavo da match che pagamenti non esistevano, ti davano i biglietti, dicevano se vuoi rivendili, te che cazzo rivendevo, li davo ai familiari, agli amici e basta. Capito? Esatto. Mi sono ritrovato in quel mondo là dove già c'era gente che tipo un Botti che c'aveva già un botto di incontri, Marvin che già si allenava a Londra. Botti di incontri? Botti? Casualmente faceva un botti di incontri. Di botte. Dovevo fare questa domanda. Però, infatti, questo mi sono chiesto perché naturalmente tu essendo nato, quando hai fatto i match lì con Marvin, cioè lui c'era tutte le keep e tu eri il classico ragazzo talentuoso che è arrivato lì. Scappato di casa. E senza lo studio, diciamo, cioè come penso che come lavori oggi, perfetto. Non c'era la minima conoscenza di niente. Cioè se si rivede il match ero io che mi piaceva far cazzotti e basta. Madonna. Perché se vai a vedere tutta la parte tecnica che poteva essere delle proiezioni e tutto il resto ero veramente, nonostante io comunque è sempre stato il mio background principale, perché e continuo ad esserlo, perché da bambino facevo judo con mio padre, ho combattuto tanto di grappling e BJJ, a 16 anni mi ritrovavo a combattere in classe A in Figma e vince campionati italiani con gente forte. A proposito, Scat, allora io tempo fa ho visto una un'intervista che hai fatto con Cicalone, no? Che tra l'altro è fantastica, ed è uscito fuori qualcosa del tuo background che fa morire dalle risate, tipo gli allenamenti specifici che avevi tu nella prima palestra nella quale ti sei allenato. Cioè qua vogliamo sapere un po' di particolari, cioè per tutti gli altri... Era una situazione pazzesca, ragazzi. Allora, a parte che vi dico che poi quella gente lì, dopo che è uscita questa intervista, ha scritto a Cicalone, scrivendogli a Cicalone che non può mettere ste cose, perché poi non abbiamo... No. Pazzesco, a me non mi scrivono perché lo sanno, non mi devo cagare il cazzo. Però, sanno fare a provarli. Dai, senza che gli diamo troppo adito a sta gente, erano dei grav maghi, diciamo, come dice Cicalone, no? Il buon Cicalone. E davvero il master, perché lui si faceva chiamare un consiglio per tutti quelli che ci seguono: non vi fidate mai di uno che si fa chiamare master. Porca. Solo all'università, porca troia, diciamo le linee guida di Scat. La prima regola è non fidarti. La prima regola è non ti fidare. Se non sbaglio, anche nel Fight Club, la prima regola è non parlare del Fight Club. La seconda, non andare da uno che si fa chiamare master. ma che cazzo? Master Squirt, chi è quello dei Tattoo Ninja? Squirtle è un Pokémon, non c'entra un cazzo. Vabbè, comunque. Ti posso dire, no, ma mi dici, ma a parte che cazzo ti senti da essere, no, che ti fa chiamare master, cioè io davvero arrivavo da un ambiente dove il rispetto e la disciplina nel judo era, e ho fatto anche karate, tanti anni judo, con mio padre che era messo in judo, marzialista puro, marzialista puro, ma lì, fratello, lì davvero dovevi avere rispetto del maestro, salutare. Io sono uno dei pochi, nonostante io sia un cazzone, che su qualsiasi materassina, tatami salgo, faccio sempre il saluto. Sono stato abituato così, è una questione di rispetto. Ai tempi si salutava il maestro, la foto del maestro di judo, no? Quello vecchio, è una cosa che impari quando entri in palestra. I fondatori, bravo. Io quindi ero cresciuto questa cosa, quindi io sapevo che cosa voleva dire portare rispetto a un maestro. E lo chiamavo maestro, non master, porca puttana. Ma chi cazzo? No, perché lui ha fatto l'università. L'americano. Lui ha fatto il master. Lui non è che ha fatto lui ha fatto il master, specializzazione proprio. In economia magari, che non c'entra un cazzo con le cose di fisica. Ciao Vasaurel. Allora, sdraia bastardi di... Sdraia bastardi chiede, volevo chiedere a Scat se è tardi entrare nel mondo dell'MMA a 17-18 anni. Questa non è la prima volta che ci fanno questa domanda qua. E
ce la fanno molto spesso. La tua risposta a uno che dice a 17 anni entrare in questo mondo, qual è? Troppo tardi. No, dico, a 17 anni, cazzo, è tardi, dovresti avere già un figlio per quanto mi riguarda. Almeno due. Ma a 17 anni c'hai il mondo davanti. A me a volte mi scrive davvero gente che c'ha 26-27 anni e io sono il primo a rispondere, gli dico guarda che se comunque c'hai un minimo di background un minimo di background ce lo devi avere a quell'età lì, dico 26-27. A 17 anni puoi anche ormai nonostante ci siano diversi master in giro per l'Italia, ci stanno anche palestre ci stanno palestre molto serie e molto competenti. Senza MasterChef, come dicono qua, che sanno insegnare proprio l'MMA, ok? Non è più come una volta che per fare MMA andavi in una palestra di box da una parte, da un'altra parte al BJJ. Ormai riesci a trovare centri, mi viene in mente come... un po' questa cosa, anche qua in Italia, per fortuna. Sì, ormai sì, sai, atleti che sono cresciuti, che vanno a combattere all'estero, fanno i camp all'estero, i maestri stessi che vanno a fare i camp all'estero, acquisiscono delle capacità che possono insegnare veramente come si fa MMA. Poi chiaramente uno quando vuole diventare veramente bravo un professionista ci avrà tutti i vari maestri nei vari settori, no? Sì, sì, specializzati, quindi... diciamo. Ognuno specializzato in bravissimo, però se tu cioè 17 anni comunque inizierai con i match light, match amateur, la Figma, quello che è, va benissimo, cazzo, c'hai va in palestra, allenate, non ci fa domande, va in palestra, esatto. Stai tutti i giorni in palestra, allenate. Esatto. E questo è il consiglio. Allora, continua, esatto, anche puoi trombare anche in palestra, me l'ha detto. Anche in palestra puoi trombare, me l'ha detto a me. Cioè, puoi unire l'utile al dilettevole. Allora, vi dico la verità, non mi è mai successo di trovare... C'è la tua ragazza lì. Ma che c'entra? Ma lei è venuta a spiegare... No, di non trombare in palestra, fermi. Okay. Sto dicendo, non mi è mai capitato di trovare una bella ragazza nel mondo che frequentiamo noi, è difficile. Oppure se la trovi che comunque è carina, al minimo gli puzza una scella, ti ci alleni, avevi sudato... Gli dai tipo una leccata, sai che... piace, è ormone anche quello comunque, scatto. Mi piace sta roba, sai. Mamma mia, è aromatico, è aromatizzato. Anche questa cosa, no? Quando fai sparring con le ragazze, magari sono tutte sudate, poi non le vedi più come prima, non le vedi più come principesse, vero? No, non ce la fa. Oh, poi magari c'è a chi gli può piacere una cosa del genere, non so. No, è vero, è una cosa che scade un po'. Comunque, Daniele, non hai finito il discorso degli allenamenti in palestra, i tuoi primi allenamenti. Cioè, quella è una cosa, per forza, devi dirlo. Ah, sì, allora, dove ero rimasto? Vabbè, allora, già che sto tipo si fa chiamare master, per me era una follia. Però comunque c'era la palestra, master, e mi facevano pure, quando io facevo, lo chiamavo per nome o dicevo maestro, no, scattolo, ti chiamo master. Santità lo dovevi chiamare. Minchia, io che gli dobbiamo portare un cero la sera, dobbiamo accendere un cero. I petali dove cammino. Vabbè, a parte queste cose, lui, cioè che io poi non ricrimino perché lui davvero conosceva a livello conoscitivo, non di più, l'MMA davvero quando ancora non, perché lo faceva da la palestra era aperta da tanto e lui nel paesino nostro comunque già conosceva l'MMA da tantissimo tempo, quando io ancora magari non sapevo manco che cazzo era, e quello io va bene, però non sapevo assolutamente come poter gestire allenamenti, cazzi e mazzi, no? E quindi mi sono ritrovato che non so perché avevano cominciato a inventarsi tipologie di allenamenti e cose, e me ritrovavo perché chiaramente appena sono arrivato ha detto buono questo, arriva dal judo, e poi mi conosceva già perché avevo fatto sentite questa, mi scordo sempre, avevo fatto due match light, che di light non c'era un cazzo, lo organizzava lui sto evento, pensate un po', era dentro un ring, c'avevamo i guantini da 4, ok? C'avevamo i guantini da 4. Light. Il paratibie e basta. Madonna. Light, guantini da 4 e paratibie, quelli tutti mollicci, tipo calzino, wow. No? Ah, raga,
ho fatto questi due match light. Per fortuna il mio ottimo BJJ lotta, quello che mi ha fatto vincere subito, e mi sono salvato. Meno male che non ho preso manco un cazzotto, perché con i guantini da 4 non saper prendere i cazzotti, perché io, no, perché io davvero non avevo mai tirato un cazzotto in vita mia, a parte nelle poche situazioni per strada, e ti facevi male, no? Allora poi è passato un po' e facevo judo e grappling a quei tempi. Poi è passato un anno dove io facevo solo i pesi, mi ero rotto il cazzo del mondo dello sport, tutto quanto, dei combattimenti, mi facevo solo il fisico per far figo con i ragazzi, no, per andare male. Giustamente. Poi ho detto, sai che c'è, vado nella palestra di quello che aveva organizzato, e gli meno qualche ragazzo così per passare un po' di tempo, perché mi era rivenuta la voglia dopo un po', perché nell'animo c'avevo sempre la cosa che mi andava di combattere, no? Quella non si toglie, anche se cambi. Sankuk e Itao non ti possono leggere se scrivi sul mio coso, che vi stanno salutando. Ciao ragazzi. Questo tra l'altro Sankuk, quindi un cazzo santo. No, Sankuk è un grande, è uno che mi segue sempre da tanto. Allora, che sto dicendo? Vabbè, ma io chi ci posso sapere che mi segue? Tutti, tra l'altro ho scoperto che c'è pure gente che mi segue laureata, che è stata una cosa pazzesca per me. Andiamo avanti. Tu pensa, vogliamo fare il master con te. Cioè, alla fine è una chiusura del cerchio. Poi di università... Ma c'è riuscito, perché alla fine mi sono ritrovato quanti anni, non lo so, a stare lì a caricarmi i sacchi sulla schiena e a scavalciarmi l'impalcatura, quella per pittura al soffitto, no? Sì, ma karate kid è questo, cioè tipo metti la cera, metti l'intonaco, togli l'intonaco, tipo. Lo sai perché è peggio? Perché a mettere l'intonaco non te puoi far male, va bene? Almeno che davvero non usi le braccia come un pazzo, no? Quindi non te puoi far male, ma a caricarti un sacco sulle spalle, quindi c'hai le mani occupate, sali un'impalcatura alta 2-3 metri, quelle per pitturare le pareti, no, e i tetti, sali e dall'altra parte dovevo saltare, con il rischio che saltando che cascavo male, mi facevo male ai ginocchia, ai caviglie, quindi è peggio dei Karate Kid, perché rischi pure di farti male, è una cosa folle. Ma io, bellissimo. E voi dite, ma come hai fatto a restare 2-3 anni, non mi ricordo, con sto pazzo? E io nella mia testa, dentro la mia testa, mi dice, ma che cazzo sto facendo? Però visto che non c'avevo alternative. Sì, ormai era una passione caricarmi i sacchi, ma questa è una delle piccole cose che ho detto. La cosa più bella che mi ha impressionato di più era tipo che avevate anche delle divise speciali, tipo da pompieri, cose. Sì, allora, ma aveva rimediato sta divisa che poi non era del pompiere, perché lui lo chiamava il fireman training, quindi l'allenamento del pompiere, ma in realtà era una tuta dell'ambulanza, perché uno del team, che tra l'altro pesava 110 kg, forse qualcosa di più, quindi c'aveva sta tuta da ambulanza immensa, era gigantesca sta tuta da ambulanza. E in più mi avevano fatto mettere il casco da motocross mio, perché che lo sudavo, lo dovevo buttare ogni volta, perché io andavo a motocross, c'avevo sto casco da motocross e facevo questi allenamenti pazzeschi, cazzo. Ma il video non abbiamo, cioè dai, video non ne hai, dico, cioè questo è il reperto, cioè questo qua vale milioni di euro, Hai ragione, ho amici che mi prendevano per il culo e mi facevano i video. Cazzarola, gli ho scritto a 2-3 di loro, purtroppo hanno perso i video, no. Sai, telefono. Però scatto, devo riuscire a trovare. Se ti interrompo, qua c'è da scrivere un cazzo di libro. Cioè, hai mai pensato di scrivere un libro? A parte gli scherzi, perché è una cosa che intrattiene, legata agli sport da combattimento, ed è anche magari una cosa attuale, no? Di questo periodo, che ci sono certi maestri che veramente... che meglio lasciar perdere, che ci fanno i video d'Ambas al giorno d'oggi, non so se hai presente la pagina, cioè, quindi come vuoi che cresca il pugilato? Sembra una cosa porno, no, non è porno. No, dico, come fa a crescere il pugilato, l'MMA in Italia, quando tra quelli seri si mischiano questi folli, esatto, sti folli, capisci? Cioè, come cazzo fai? Già ce ne sono pochi, no, di bravi, esatto.
E poi ti dirò che poi ne ho già discusso nel canale mio, ce ne stanno pure altri che sono diventati pure, diciamo, tra virgolette, famosi. Facciamo nomi, sennò qua finisce in canale. Ho sentito io una diretta. Che sono pure considerati bravi. Ho sentito una diretta dove fanno cose simili, cioè non vedo da... ieri. Picchetti per terra, può essere? Sì. Roba sotto le panchine. Non diciamo nulla, noi diciamo picchetti per te. Io stavo morendo. Il picchetti workout, lo chiamiamo così. Comunque, cioè, i film insegnano che quelle tecniche qua, queste antiche, sono le migliori comunque. Quindi c'ha ragione. Sei te che sei troppo innovativo. Sembrano i video che mettete voi. Galline per allenarsi. Cioè, chi siamo noi per dire a Rocky Balboa che non si faceva? No, sì. Giusto? Ma adesso stavo vedendo un video dove tu hai fatto una gara contro... Hai fatto un incontro con Anacorette di grappling. BJJ, se non sbaglio. Grappling. Sì, come... Quanto pesabile? Sì, vabbè, credo. Lo sai che ne abbiamo parlato pure qualche live mia. Quello là, sicuramente quello era 84, 77, non so. Ma ho visto, è enorme. Perché... No, ma non pesavo quella cosa là, non pesavo quello, forse pesavo sempre sui 78, 79, solo che non mi ricordo che classi di peso c'erano nella classe A della Figma, perché era Figma quello. Sì, sì. Io stavo a Roma, chiaramente, non ero partito ancora in Irlanda, poi mi sono ricordato, stavo a Roma e ho detto, dai, andiamo a fare sta gara, già facevo MMA, però. Ho detto, vabbè, andiamo a fare sta gara, era tanto che non facevo le gare di grappling, BJJ, quello che cazzo è, che poi non ho mai capito che cambia, BJJ senza kimono. Il caldo solo, c'è più caldo, col kimono è più caldo e basta. No, ma BJJ, Nogi e grappling, ma che cazzo è? Esatto, cambiano alcune regole della... Ma davvero? Cambiano alcune regole della cintura, ma veramente non ha senso. La stessa cosa, no? No. Sì, la stessa cosa. Vabbè, comunque, stavo dicendo, vabbè, c'ho avuto sta cazzo di sfiga. Andiamo a fare una caretta. Sono arrivato là, la categoria sotto, forse era 76. Ho detto, ma io mi posso mettere mo a correre? Manca un'ora, ma che cazzo a perdere ancora chili? Esatto, ma no, ma manco, cioè ero allenato, ma non dovevo fare pesi e niente. Ho detto, quella la categoria più alta che c'è rispetto al mio peso, la faccio. Quindi la prima gara era 84. E tra l'altro, ho sbragato tutti gli altri, l'ho sbragati. Poi mi è capitata la sfiga di beccare una coreta che quel giorno si è venuta a casa. Comunque, ho una domanda per te, visto che già ci scrive qua, allora, Edoardo ci scrive, preferisci combattere di striking o portare il combattimento a terra? Però prima di rispondere, sempre collegato a sta domanda, mi sono riguardato oggi, essendo che sapevo che c'era la live, fare il paraculo, mi sono riguardato tutti i match, no? Quindi, tutti i tuoi match. Quindi, una cosa che ho notato, che magari è un'impressione mia, nei primi match, soprattutto dal tipo fino al Brave, diciamo che preferivi uno stile di striking, andavi tantissimo sullo striking. Poi, dopo essere andato all'SBG, ho visto che hai cambiato totalmente. Cioè, allora, fino al match con Marvin, il tuo striking, la tua impostazione era solo su striking, praticamente. Tranne quei pochi casi in cui ti buttavano per terra. Da lì in poi hai cominciato a lavorare solo più di grappling. Vedevo pochissimi scambi in piedi. Allora, in realtà è stato pure, diciamo, un po' più casuale come cosa, nel senso che poi successivamente mi sono capitati tutti i fighter dove, diciamo, il game plan di John Kavanagh era quello di andare a lottare o comunque di tenere il match a parete o a terra, cosa che ho sempre cercato di fare, diciamo. Diciamo che prima nel BJJ me la cavavo, ero bravo, però tutto quello che riguardava... Perché voi direte, no, ma scatto, tu ci hai detto che ci avevi basi, eri bravo a fa judo, eri bravo a fa grappling, che cavolo, potevi farlo pure nell'MMA. Questa la conferma, e io vi assicuro, che cambia tutto. Quando fate MMA... Tu puoi essere il BJJ fighter più forte del mondo, ma se fai con un mediocre BJJ fighter che fa MMA e fa non gabbia, ti trovi in difficoltà. Assicuro che il livello non è...
bravissimo, perché cambiano veramente tante cose. Come un pugile si mette fra solo MMA, vedete come già solo quel piccolo spessore del guanto cambia, ti fa cambiare le distanze. Bravissimo, cambia la difesa. Ha voglia che con la box riesce, i guantoni riesce a prendere i colpi, li subisci meglio. Nell'MMA non le puoi fare quelle cose, sì, perché guantino sul guantino, ha già risposto Daniele sul John Kavanagh, che incentra di più il suo allenamento sul grappling. L'ha appena detto che incentrava un po' di più sulla lotta. Ma dato che tu ti allenavi in Irlanda, ci chiedono, hai mai fatto sparring con McGregor? Non so se lo conosci, un fighter, un giovane che fa MMA. Secondo me farà strada quel ragazzo. È un po' gasato, però dai, bravino. Sì, sì, so che c'è un po' qualche problema dei soldi, infatti... Allora, pensa che, aspetta, pensa che gli ho chiesto di farsi l'abbonamento su Twitch, ma ha fatto no, minchia, non posso farmi Prime, non ce li ho, adesso, 5 al mese. Tu adesso non vuoi parlare di McGregor per non dargli notorietà, chiamiamolo N, parliamo di N. Allora, no, lo sai come lo chiamo? Ma se, tu l'hai detto casualmente, però io davvero in palestra, quando, che ne so, c'era Nico, gli altri, c'ho i nomignoli per ognuno, capito? Perché se dico il nome, pure che parlo in italiano, quelli dicono, sta a parlare in italiano di me, capito? Allora, Connor era Er Tigre, lo chiamavo Er Tigre, per la tigre sulla palla. No, ci credo, Er Tigre! E lui cosa ti diceva? Cioè, quando tu lo chiamavi Er Tigre, cioè, minchia, ma fantastico. Quando parlavo tra di me con gli altri, capito? Dicevo, oh, c'è sta Er Tigre che ha fatto, oh, Er Tigre voleva rubare un shampoo, oh, Er Tigre ha risposto male a quello che voleva la foto, così non capiamo. E quando devo parlare di John Cavan, lo chiamo Er Puzza. Che voi direte, ma come... Ma il maestro tuo lo chiamo Er Puzza, perché spesso lui fa lezione, no? A Luna, così, no? Noi facciamo la lezione professionisti. Ah no, mo è diventata alle 11. Vabbè, prima era a Luna, e poi magari succedeva che stava tutto, ci faceva delle tecniche, ma noi eravamo sudati, ce le faceva addosso a noi le tecniche. Magari stava poi tutto il giorno e la sera faceva lezione di BJJ. E porca troia, arrivava la sera che era una latrina, tutto rispetto per maestro mio. Fantastico, allora, quando si asciuga le tue magliette, allora che ne so, con gli altri faccia rega Marpuzza oggi, mortacci sua, oggi è esagerato. E comunque lo sparring con McGregor, hai già fatto sparring con McGregor? Sì, allora, sinceramente sparring di MMA nella gabbia non l'ho mai fatto, anche perché lui quando organizza gli sparring di MMA c'è un lavorone, cioè nel senso chiudono la palestra, fanno uscire tutti, è mirato. Però abbiamo fatto spesso i vari sparring di lotta BJJ, quello che è, soprattutto di wrestling, perché come dico sempre quando me lo chiedono, il periodo che doveva combattere con Alvarez faceva tante sessioni di wrestling Connor. Sì. Nella palestra, diciamo, il più bravo, pensa un po', dici, ammazza, però ero bravino io a fare wrestling. E allora sto Sergei, che ho nominato prima, che è il head coach del wrestling, la domenica ci faceva allenare a me e Connor. Quindi me, mi ci sono allenato. A me, io ho sentito che è uno di quelli che se la prende se lo passi, no? Se gli fai punto, cioè, se perde, diciamo. Sì, è rosicone, infatti... Vabbè, ma cosa vuol dire? Se rosica, cosa... Cioè, nel senso, se lo stai chiudendo... Ho visto sparring dove spaccava i nasi dei compagni di allenamento con le ginocchiate. Ci stanno pure i video, ci stanno le foto. Nessuno dice in cazzo, però ci stanno le foto dove spara una ginocchiata uno che sta in ginocchio. Anche un ragazzo che mo sta diventando abbastanza famoso nel Bellator, che sta lì in ginocchio non gli puoi tirare calci in faccia, e c'è sta lui che gli spara sta ginocchiata in bocca e... Vabbè, nessuno gli dice nulla, scusa, non grande Paolo passato. Sei un nuovo bro, grandissimo grande Paolo. Cosa gli dici a McGregor? Che gli dici? Lascia stare, gli porta i miliardi a John Kavanagh. Secondo te se io vado da Gian e dico, oh, ma quello mi ha colpito che stavo a terra, e lui quello mi dice... Te ne ha dato poco, ti dice, te ne devo fare di più, ti dice. Ma quindi c'è mai stata una situazione che lo stavi per chiudere o lo stavi... Sì, nel wrestling sì, gli ho fatto fare voli. Dovevi mettere in pari la cintura quelli lì. Prossimo sparring di wrestling, dice, facciamo lo sparring, allenamento, però no, metti la cintura. Sono il primo a dirvi come prima che un conto è fare wrestling solo wrestling, un conto è fare wrestling mentre fai MMA, sì, che lui sì. Ti può sparare i montanti, a mancino,
non mi permetterei mai. Io ho detto nel wrestling, quando abbiamo fatto BJJ wrestling, nonostante è molto forte, perché tanti pensano che lui è solo uno striker, pugile, quello che è. Ma sei visto, sicuro che lotta il culo. Sei visto soprattutto anche come difesa dai double leg, dalle proiezioni, è fortissimo secondo che me. Poi, bravo, in pochi, ne abbiamo parlato pure ieri, in pochi non hanno notato che poi è stato anche parte del motivo per cui è stato sconfitto, secondo me, da come Khabib. Cazzo sia, Khabib. Khabib, l'innominabile. Cioè, lui ha fatto i primi due round. Il nome per Khabib. Per Khabib, lo sai che non lo so. Vabbè. Allora ce l'ho uno, però magari potrebbe essere offensivo, poi ci cacciano da Twitch. Ce n'ho uno che c'ha proprio la faccia, però non lo posso dire. Qui ogni volta che scrivo tutti meno male che c'ho la gente che mi segue, che mi aiuta, che ogni volta mi scrivono scatto di social, scatto, non dire quella parola. Io quella mi dissocio. Il segreto, allora, è dissociarsi sempre. Sì, queste tre persone sullo schermo hanno dei doppiatori che non so cosa diranno in futuro. È un copione. Esatto, è tutto un copione. Noi parliamo in tedesco, in realtà. Non parliamo italiano. Noi non si capisce quando parliamo. È tutto doppiato. Infatti, no, per quello c'è questa voce di merda. Sarà la mia voce più bella, di solito. Allora, leggiamo qualche domanda dalla chat, così dopo possiamo concentrarci un po', che anch'io ho qualche curiosità sulla tua carriera. Comunque, qua ci scrive... Perché da Roma sei andato a vivere ad Erba? Esatto. Vi siete persi un passaggio. Non l'ho scritto io. Da Roma... nel senso... Da Roma sei andato in Irlanda, no? Se non sbaglio. Bravissimo. Io da Roma sono andato a vivere in Irlanda per 3 anni. Dopo 3 anni in Irlanda, che è successo? Mi ero rotto il cazzo. Mi ero rotto abbastanza il cazzo dell'Irlanda come posto, perché non ce la facevo più, mi fa schifo. Però l'hai vissuta bene, dai. Diciamo che sei un... Sì. No, consigli di vivere in Irlanda, dai. Ragazzi, non c'è un italiano che può resistere, secondo me, tanto... Cioè, nel senso, raga, piove sempre, tempo de merda, non puoi fare niente, perché davvero non c'è niente da fare. Costa, la vita costa... Madonna, noi siamo stati tre giorni, spendi l'anima per nulla. Siamo andati a 12 euro, per dire, vabbè, che fa pure schifo. Ciao Donna, grandissimo nuovo bro, grandissimo. Grande bro. Capito che stavo di stavi male, diciamo, là, e hai detto voglio ritornare in Italia. Quindi... No, poi comunque volevo anche crearmi era tanto che stavo con la mia ragazza, volevo crearmi una stabilità, un minimo di stabilità, anche perché poi l'ho detto in quel periodo che poi combattevo al Brave e stavo in Irlanda, cioè per la testa c'avevo mille pensieri, stavo pure a pensare di smettere, non mandava più, diciamo, no? Mi piaceva allenarmi, perché mi piaceva tanto, sempre stato una cosa che non smetterò mai di fare, però i match erano diventati tosti e li vedevo come un obbligo per poter pagare un affitto e poi rimane senza, cioè io pagavo 1300 euro d'affitto, sappiamo che l'Inghilterra, la Gran Bretagna in generale, hanno dei prezzi assurdi. Più che altro, la gente vive tutti ammassati. Io volevo vivere da solo, ce la facevo stare. Tu vivi in palestra? Persona. Tu vivi in palestra? Cioè, perché io ho visto qualche storia. Ora vai a fare il camp dentro la palestra. Sì, perché l'SBG adesso si è trasferita a 5 minuti, ha aperto una struttura molto più grossa, molto più bella, molto più moderna e ci ha messo dentro dei dormitori, ok? Camere bellissime, con la cucina gigante, cioè tutto bellissimo, no? E io c'ho il mio letto fisso nella nostra Italian Room, perché ci siamo io, Nico Solli, Rafael Federico e un altro Valerio Vullo, e siamo 4 italiani. La nostra camera, regà, bella, perché io sono fissato, tutti i giorni pulisco, se loro lasciano la roba sudata li ammazzo, li faccio mettere pure Nico e pulito, nelle bustine, tutto selezionato, entri nelle altre camere. Peggio di mia madre, io non ci voglio vivere con te. Io sto fissato.
Oh, guarda, mo do un consiglio a tutti i nostri seguitori. Quando usate i guantoni, i paratibi, il caschetto, dopo spruzzateli sempre con uno spray antibatterico. Quindi l'Aust va benissimo, l'Aust no, quello per l'ambiente, l'Aust per i tessuti, quindi per i divani, le tende. Perché? Perché quello li va a mangiare i batteri all'interno, poi lasciate i guantoni, i paratibi all'esterno, quindi in finestra. Ma hai la parte quello mangia io No, mi piacerebbe, infatti devo trovare qualcuno che me li presenta, perché spendo non so quanti soldi. Oh, il mio auto costa 4 euro, porca troia, ogni 2 settimane. Allora, sono due le cose, o fai meno sparring e usi meno i guantoni, o trovi la partnership. Cioè ti costa meno comprare un paio di guantoni ogni volta. No, perché sei gente della Decathlon. Bravissimo, sì. Però ragazzi, a me che sentire quella puzza di cane morto all'interno dei guanti, che poi me li sento sulle mani, cioè io non so la gente come fa. Io senza quell'odore non li ricordo, io chiudo gli occhi e li pesco, cioè io non ho bisogno di sapere dove siano. Quando mi fanno questi guanti sono i tuoi, la prima cosa che si fa, ho visto tutte le palette, gli odori, io penso che tutti gli odorano, se i guanti sono uguali. Io non ce la faccio, appena sento un minimo di puzza, boom, li butto. Brucio. Non ce la posso. Li brucio. Ma anche perché per togliere la puzza dai guantoni non ci puoi, ci metti il borotalco, qualsiasi cosa non passa mai più. Non mettete, perché si crea la pappetta, l'ho provate tutte, ormai si crea una pappetta dentro che è uno schifo, peggio ancora, lasciate perdere. È capitato. Allora, Edoardo. Hai mai pensato di cambiare ancora più su? Secondo te è meglio andare direttamente in una palestra di MMA che farsi sport per sport, o farsi sport per sport? No, come dicevo prima, se volete, se il vostro intento comunque è fare MMA, sicuramente fate MMA, andate in una palestra di MMA, perché ormai si trova a parte i vari master, si trova chi può insegnarti l'MMA, perché se andate davvero, a parte spendete, cioè magari siete ricchi, no? A parte spendete d'abbonamento, non so quanti cazzo di soldi se cambi palestra o gli sport, la benzina, e poi ogni maestro, essendo maestro di quella disciplina e non box, ma box per l'MMA, BJJ, ma BJJ per l'MMA, sapendo cos'è l'MMA, ogni maestro ti dirà sempre che è meglio fare questo, è meglio usare la box. La box, se fai box ammazzi tutti, MMA. Oh, se c'è impostazione da box, cos'è MMA che gli fai, ti mangi. Oh, se fai questa frase è standard. Allora, ve li faccio, vi faccio il maestro di pugilato romano, perché il pugilato romano è un... Ma se te c'è in stazione da box, gli metti il destro con quei guantini, sai, gli stacchi la testa. Adesso invece il classico BJJ maestro di Milano. Figa, ma stai scherzando? Li porti a terra con un double, un single, vai subito in finalizzazione. Quelli si spingono su, liberano sotto, vai col double, finalizzazione, e non ti fa neanche male, figa. E dopo aperitivo, tac. Fai quella che stai facendo prima, perché non l'ho letta, quella della promotion, perché io la promotion, ho mai pensato di cambiare la promotion tipo One Championship. Ora non sappiamo le dinamiche sinceramente della One, che vuol dire dinamica? Di come funziona per entrare, per come... Però ci hai mai pensato? Io come ho sempre detto, tanti continuano magari ogni tanto, non vediamo l'ora che arrivi in UFC, cioè io vi voglio bene, no? Ma dovete capire che per noi è un lavoro, almeno per me è una grande passione, lo amo, continuo a fare MMA fino a che morirò ovviamente, però è anche un lavoro, una fonte di guadagno, certo. Quindi almeno che non nascete in una famiglia di persone ricche, vi dovete adattare, cioè nel senso, quello se domani mi arrivo, prendere le occasioni che ci sono in quel momento, prendi quelle, bravissimo, e poi, cioè, se vedi, domani arriva, bravo, se mi arriva Gianfranco Filiberti e mi dice qual è forte, sto organizzando un nuovo evento a, che ne so, a Casal Palocco a ti Roma, do 4 milioni di dollari in dollari, cioè,
oppure ti assicuro che combatti per 5 anni, ogni match guadagni 100.000 euro. Io guardo, prendo UFC, li metto per terra, ci piscio sopra e vado a fare, cioè, capito? Cioè, però no, apprezzo anche l'impegno che li prendi e ci pisci anche sopra, cioè comunque, cioè, dai anche. Però è questa giusto. Era una battuta, però per farti capire, no, cioè nel senso, ragazzi, non è che io mi è arrivata una proposta bella perché voglio vedere poi chi l'avrebbe rifiutata, no? Sì, ma... Ma io mi posso mettere a rifiutare Bellator perché per dire no, io vorrò arrivare in UFC, arriverò, io sono sicuro. Chi dice e fa così, perché non l'ha provato, o non l'ha provato, o è finito. No, no, io parlo dei fighter veri, dei fighter veri, no? Dei fighter veri io parlo, ce ne stanno. Chi dice così o sta dicendo una cazzata, quindi nessuno gli ha proposto un cazzo e lui non ha rifiutato niente. Esatto, che è molto probabile, molte volte così. Che è quasi sempre così. O sono ricchi di famiglia e dicono, a me pure che prendo, che ne so, 20.000 euro in più al bello, non me ne frega un cazzo, io aspetto un altro po', mi faccio altri due match di merda, farlocchi, e vado a combattere a UFC. Che poi, diciamola tutta, è vero che UFC è sempre considerato qua, cioè, ma ora come ora, ragazzi, il Bellator sta facendo una serie di investimenti che, per quanto mi riguarda, è una cosa pazzesca. In Italia nel soprattutto, senso... visto che si è mosso veramente tanto il Bellator in Italia. Cioè, è una cosa pazzesca, ma voi pensate tutti gli eventi in Europa che ha fatto Bellator e che ha fatto UFC? Per noi europei è sicuramente meglio Bellator, perché magari in UFC davvero sei europeo. Bravissimo, sei europeo, inizialmente combatterai in Europa, in UFC magari combatti una volta all'anno, con Bellator fa 100.000 eventi a solo sto anno, non so quanti eventi ha fatti, già 3 a Dublino, no, 4 a Dublino in 2 anni, forse. Sì, ne ha fatto tantissimi. Anche perché i fighter sono pagati a match. Ieri Usman era era in una diretta con Borgo Romeo, non mi ricordo mai come si chiama. Borgo Romeo. E gli ha fatto questa cosa qui, perché gli hanno fatto questa domanda qua. Preferiresti a Usman uno stipendio fisso per il fighter o continuare così, nel senso, ad ingaggio? E lui gli ha detto, guarda, io preferisco l'ingaggio così, perché si può cioè le cifre possono variare. Invece, avessi uno stipendio, prenderei solo quel tot. Tu cosa ne pensi? Meglio avere uno da fighter, meglio avere uno stipendio fisso oppure essere pagato ad evento che fai? Che c'è però la possibilità che non ne fai. Allora dipende, evento che fai, cioè nel senso, i contratti funzionano in questo modo, ti fanno un contratto sia che Bellator UFC, dove ti assicurano che in tot mesi, facciamo in un anno, tu hai 3 match, cioè loro ti proporranno 3 match, ok? Quindi tu sai, e ogni match guadagnerai top. 10 più 10, che ne... sì. Capito? Sto a fare un esempio, sì. Il più 10 è il bonus. Okay. Magari in quella tipologia di contratto non c'è il bonus, quindi ti dicono ogni match guadagni 30.000 euro, okay? Quindi tu ti fai due calcoli, pure che li perdi, vinci, perdi, e sai che fai 3 match in un anno, quindi sono 3, 6, 9, ok? Quindi sono questi i contratti, non ho capito bene in che senso Usman dice, sicuramente per quello che ho capito, sicuramente lui c'ha il contratto per altri, ne so, 4 match, magari varia la somma, la cifra di quel match, esattamente, cioè, poi secondo me intendeva proprio quello, appunto, perché loro ai livelli che sono, che portano borse diverse ogni match in base all'avversario, avere un fisso lui perderebbe tantissimo, cioè tu pensa, gli danno 100.000 al mese, però lui magari farebbe quei 300.000 solo a combattere contro, bravissimo, contro uno famoso. Bravo, secondo me è pure una questione di classifica e chi sei all'interno della promotion, capito? Sì, cioè, Usman, ma secondo me è pure un top 5 che da un giorno all'altro da combattere con il numero 5, il numero 4, il numero 7, si ritrova a fare bel titolo, sicuramente nel momento in cui gli danno il match per il titolo non rimane quella cifra che hanno concordato prima, certo. Andrà ad aumentare, no? Mo io in quelle situazioni mi ci sono mai trovato, quindi non sapevo. Però ci spero, cioè, tutti ci sperano ad arrivare a quella situazione lì. Comunque,
Parliamo un po' del livello degli sport da combattimento qua in Italia, perché è una cosa che ci interessa sapere anche dai pugili, dai fighter, dagli MMAisti che sono nel giro. In Italia, secondo te il livello italiano è abbastanza alto per poter competere nelle organizzazioni grandi, ai top di Bellator, UFC, eccetera, eccetera? MMA parli? MMA. Stiamo per MMA. Sì, senz'altro, ma penso che l'abbiamo. Boh, parliamo degli altri, sennò sembra che l'hanno dimostrato più volte tutti gli atleti italiani nel panorama italiano. Penso a Di Chirico, a Marvin, a Pedersoli, a Paternò all'ultimo Bellator. Cioè, non c'è storia. Abbiamo dimostrato che possiamo vincere con top contender di altri paesi e mettergli il cazzo in testa. Termine tecnico, no? È il termine tecnico che si utilizza quando io non capisco che... vai, dimmi. Quando fanno le contrattazioni, no? Facciamo sto match, ok, posso mettergli il cazzo in testa, adesso vediamo se possiamo metterlo o no. Adesso decidiamo. Sì, cazzo in testa no, ok. Sono le votazioni. Allora, per chi è d'accordo, mette il cazzo in testa. Ma io infatti perché mi incazzo sempre quando vedo le faide tra atleti italiani, ma porca puttana, ma all'inizio va bene perché dove devi combattere, all'inizio combatti tra italiani, ma poi arrivati a un certo livello anche a volte a me mi scrivono perché non sfidi, ma raga, ma che cazzo, ma non per niente, ma perché devo andare a combattere con i miei come si dice, connazionali quando sia io che quest'altro, non so chi, potremmo combattere nella stessa card o in due card differenti, però comunque combattendo con atleti dell'estero e dimostrare chi siamo. Cioè, a me è figa sta roba. Cosa. È molto interessante questa roba qua, perché molta gente è più attratta dal dissing, diciamo, tra due che conoscono, due italiani, adesso così si ammazzano, che capire che questa cosa può si giovare. Ma si ferma a quell'evento lì, mentre se questi due atleti combattono nella stessa card portano entrambi in alto il valore italiano e ci guadagna tutto lo sport, non solo una persona, penso. Ma certo, ci guadagna, bravo, non ci guadagna solo l'atleta, ci guadagna, facciamo un esempio, no? Proprio Bellator Italia, se io combatto, mo dovevo combattere a Londra, tanto ormai l'hanno detto, vincevo sto match che era un grande match, no? Tutto quanto, c'è un ritorno non solo a me come persona, ma anche come promotion, perché già quando si riorganizzerà magari il Bellator in Italia, Daniele già è considerato a livello internazionale, sì. Perché gli ha messo il cazzo in testa a quello, quindi lo possiamo già mettere sempre là. Ma infatti su Sherdog, capito? Su Sherdog c'è scritto KO, vincite e poi cazzo in testa. Quanti cazzi in testa sei riuscito a mettere? Allora, qua ci scrivono il Tigre giocavano in centro e Tigre sto piangendo, bla bla bla. Scat, cosa ne pensi di Dillon Dennis? Che Dillon Dennis dovrebbe essere l'amico di Conor, se non sbaglio, no? Sì, di Grapplings. Allora, quanto suoi amici non lo so, perché tante cose che vedete sono pure finte, no, lì in mezzo. Comunque io ho vissuto tutto il momento in cui Dillon Dennis non era un cazzo di nessuno nel mondo, nel senso era un grande fighter di BJJ. Ma lui di MMA non ha mai combattuto, forse un solo match ha fatto. No, non ha fatti due, Ha fatti sì, ma vabbè. quindi lui è arrivato perché praticamente l'ha fatto venire John come sparring partner di Conor, ma per la lotta, no? Sparring partner di MMA, ragazzi, quello davvero non sa nemmeno se quando tiri un cazzotto la mano deve stare aperta o deve stare chiusa, però sicuro. Ah, quindi buono, cioè, buono. Ma è una cosa pazzesca, cioè nel BJJ è un mostro, perché è un mostro, è veramente forte.
ma nel resto, cioè, lascia perdere, no? Continua a fare BGG, fatti cazzito. Comunque, mo, mo non mi ricordo con chi doveva combattere Connor. Comunque è successo tutto sto bordello che se lo portava presso, è diventato famoso. E quindi da Dillon Dennis, che non era un cazzo di nessuno, se la tira più di Connor, perché va sicuro che se lo beccate in palestra, se la tira più di Connor, non saluta. Cioè, che veramente non è un cazzo di nessuno e fa piangere solo quando... Non sa manco se ha i gradini della gabbia, mo con tutto il rispetto... Ci sono articoli online su sta roba qua, ne ho letto qualcuno nei quali diceva, vabbè, ma lui stesso cercava di fare polemica e diceva, ah, io ho un solo match di MMA, guardate quanto ho fatturato, perché comunque ha un'immagine forte. La follia è questa, che Bellator, per ovvi motivi economici, punta l'immagine anche, cioè è normale. Montato, sì, facciano tutti, sai, i precazzi, i video, combatterà Dillon Dennis, sai, dici, minchia, con chi cazzo combatte? Michael Venom Page contro, che ne so, un altro fortissimo nel BJJ, vai a vedere, combatte contro uno che passava... Che è passato lì per sbaglio, ha fatto che è da fare. Io ho detto, senti, invece di pagare il biglietto dell'evento, te lo guardi tutto l'evento. A una certa devi giusto cambiare, devi entrare nella gabbia, ti fai smettere, non fai tanti i cazzotti, non li prendi perché quello non li sa dare, non ti sta. No, per iscritto c'era, ti fai mettere il cazzo in testa. E ti regaliamo anche i pantaloncini. Ti regalano anche i pantaloncini, perché ha combattuto con gente che veramente è una cosa. E sta roba che lui sta sul cazzo in palestra, dice, ma un tuo compagno di team come fai a parlare? Io non lo considero il mio compagno di team, perché quando viene all'SBG davvero è la persona più dosa del mondo, gli sputerei in faccia. Fatto sta che c'è stato un periodo che pure Kiefer Crosby, che chi segue l'MMA lo conoscerà, mo nel Bellator sta andando forte, sì. Che pure Kiefer Crosby era arrivato ad andare da John e dirgli, ti prego fammi sfidare Dillon Dennis, no. E John gli ha detto, no, combatte per noi, no, possiamo fare. Ma immagino se succedeva, però immagino se succedeva, come finiva la carriera si metteva in mezzo McGregor, esatto. Comunque, prima hai fatto un nome, Scott, che è Michael Venom Page, che è uno molto discusso. Abbiamo fatto un video su di lui che tutti si sono schierati ad una certa, insultare, oh, che cazzo dite, non capite nulla. Tu come lo vedresti? Perché, tipo, che no, noi dicevamo che secondo noi è uno molto... Non me lo dici, se no mi condizioni, dico io da solo. Esattamente, allora, noi abbiamo detto delle cose su di lui... Poi ci hanno scritto delle altre cose insultandoci, si è creato un fronte. E poi abbiamo risposto con delle altre cose. Ora che tu hai tutti questi dati. Esattamente. La tua opinione su Michael Venom Page. Esattamente. Allora secondo me... Come vedresti in UFC? Perché era quello il discorso. Ma secondo me pure in One, cioè nel senso, guardate Alvarez che ha dominato Bellator, Eddie Alvarez ha dominato in Bellator, no. UFC, vabbè, gli è capitato Connor, però ha fatto altri, mi salta in mente chi ha fatto dei match da paura, è andato in One, il primo che ha preso ci ha preso una scanizza che non finisce più, quindi non mi fermerei solo a UFC, perché secondo me UFC non è il top del top del top. Come promotion a livello di investimento, di pubblicità, allora è il top, ma non come atleti. Allora facciamo così, questo è il discorso dopo che facciamo, perché vogliamo parlare anche della differenza tra le promotion. Mentre invece per la UFC, per la UFC Michael Venom Page è tra i primi 5-10 secondo te nella categoria? 50? No, secondo me no. Allora, nel senso, magari sì, magari nei primi, mo non ce l'ho manco bene in mente la classifica dei welter primi 5. Comunque me ne vengono in mente 2-3 e già mi viene in mente che lui ci prenderebbe il cazzo in testa. Però qual è il discorso? Adesanya, se non sbaglio. Adesanya è il campione, no? Sì. Usman, Adesanya, c'è anche Vettori in quella categoria, se non sbaglio. Cioè, capito di che stiamo a parlare? No, Vettori è middleweight. No, Vettori è middleweight. Okay. No, pure Adesanya è middleweight. No. Sì, no, infatti mi sono sbagliato. Però ecco, mi viene in mente che ne so, un Robbie Lawler. Cioè, ma
non scherza. Nel senso, è un ottimo fighter, perché è un ottimo fighter. È riuscito ad applicare il suo metodo di combattimento, che è il point fighting, che è veramente karate. Difficile. È cazzo, tipo semi-contact. Cioè, è davvero difficile applicarlo nel mondo dell'MMA, e lui non lo applica solo, perché manda pure KO le persone, ok? Quindi stiamo parlando... top 5, non top 5, comunque di un atleta di un livello veramente alto, ok? Poi che in Bellator sia considerato, ma perché non combatte per il titolo? Scusate, ma no. È una cioè, quante vittorie c'ha? No, perché ha fatto il match, ne ha perso uno, cioè, ne ha perso uno quando mo che hanno fatto il torneo e che c'era un paio, un milione il titolo, la cintura, no? E infatti gli è capitato Douglas Lima, che Douglas Lima, anche quello davvero è uno che mena come un figlio di puttana. Poco prima gli era capitato Paul, come cazzo si chiama? Dele. Paul Dele l'ha battuto però. L'ha battuto, ma anche lì è stato un match diverso da tutti i match e Paul Dele non è neanche sto grande, cioè è un grande fighter a livello di cuore e tutto quanto, ma a livello tecnico, cioè, mi viene in mente Douglas Lima, è tutta un'altra storia. Quindi penso che anche la sua carriera è stata un po' comunque acchittata. Ma questo fa del bene, però, in realtà, cioè questo fa bene allo sport. Ma non è una cosa brutta, ma magari mi acchittassero a me la carriera. Io c'ho la cazzo di sfiga che io devo sempre essere quello che viene cioè che l'acchittamentatore degli altri. Ma che cazzo? Ma questo è anche quella è una cosa che sta pure nel manager, chi sei tu, mono. Bene dietro a tutti questi discorsi non lo so, perché gli altri non so come gestiscono la loro carriera. Cioè, a me mi dici io domani quello di sfida vuole combattere, pesa 84 kg, dico io ci faccio, cioè non riuscirò mai a dire di no un match. E c'è stata una situazione dove io combattendo con Jarrah El Salawi, quello in Arabia, che quello veramente pesava 90 e passa kg, a 77 mi ci ho combattuto. E tu dici, scatto, ma che cazzo, perché io avevo visto... Era il primo break, vero? O il quarto? Bravo, no, il quarto. Il quarto. Io avevo visto il match di Il Salawi, cioè cambiava tra El Salawi e Il Salawi. Cioè avevano lo stesso cognome e quest'altro... Sì, sto altro ragazzo era egiziano, sempre bravo, però era un lightweight, e io dico, ma questo a me non mi sembra welterweight, magari non taglia nemmeno lui, ci faccio, che me frega. Ho parlato con il matchmaker, che John mi aveva girato il matchmaker, io ho detto, oh, sì, ci faccio, non c'è problema. Quando sono arrivato, mi sono ritrovato sto cazzo perché va sicuro, ma l'avete visto quel match? Mi dà un middle kick, una ginocchiata ogni tanto, e si vede il mio corpo che vola nel cielo e poi ritorna, cioè, ma sbragato. Nonostante che tecnicamente io ero più bravo, diciamo, già dal primo round. Sì, ero ma fresco, lui era il doppio di te, adesso lo stiamo vedendo, cioè, era enorme. Sì, io solo tenerlo a terra al primo round e dargli le gomitate con me, ho sprecato un fiato pazzesco. Poi dopo mi ha messo un middle kick, penso che mi ha spaccato una costola. Nella testa mia dicevo, pensate che nella testa mia pensavo, dico, mo come, fammi pensare come posso andare qua. Mi voglio salvare. Comunque, mi sembra che 3 round comunque è durato, nonostante tutto. Sì, perché io non ero sicuro che mi ha sparato una ginocchiata. Poi immagino, cioè, con uno così pesante fare la lotta, che comunque cercavo di tenerlo per terra perennemente, uno che cioè, è una lotta, fatichi il doppio, perché minchia, è assurdo, cioè avrà più forza, in teoria. Bravo, solo che non è magari a livello tecnico tuo, però già solo nel secondo round si vede, mi appoggia il palmo del piede sull'anca e mi spinge così, e io volo in cielo, poi riprovo a riattaccare, cioè uno del peso mio non mi avrebbe mai fatto fare quel volo spingendo coi piedi, capito? E poi c'era la cosa bella, il matchmaker mi faceva, Daniele, non avresti mai dovuto fare questa categoria di peso. E io gli ho detto, ma li mortacci vostra. Ma infatti lui non decide un cazzo così. Vi chiamate tutti uguali, vaffanculo. Come cazzo? Allora Dani, qua ci scrivono, Dio Bau ci scrive, per la puzza di Guantoni ho studiato questa soluzione, mi trovo bene. Bicarbonato per i funghi,
che provocano la puzza e i rotoli di cartone degli Scottex per tenerli aerati. Quindi ci mette il bicarbonato e i cartoni degli Scottex dentro. Questa è una pozione magica. E no, questo, questo è esatto. MacGyver. Questo e è poi MacGyver. Devi mescolare, no, mescoli no, mezz'ora. No, ma magari sì, sicuramente funzionerà. Io preferisco non mettere niente di polveri dentro, perché la polvere che scompare rimane, quindi quando poi ci infilo le mani mi ritrovo la polvere nelle unghie, e poi è brutto, è poi è brutto che ti vedano tipo che vai ad allenarti, c'è le mani tutte con la polvere bianca e dicono minchia è caduto in basso bianco, come tocchi lasci le impronte, non puoi far cazzo, minchia, è caduto nella droga, è caduto. E guarda, ci scrive prossimo match, prossimo match c'è già qualcosa in programma o... Sì, c'è già il 12, ancora col 12, il 10 ottobre Bellator Milano. Però è sempre da vedere che succede qua con sto virus. Perché in teoria le manifestazioni, vabbè, forse riusciranno, se non trovano una metodologia tipo un'isola tipo UFC, le manifestazioni iniziano a gennaio. Dicono in Italia. Ma me lo immagino, ma io me lo immagino un minimo, però non cioè che devo fare? Aspetto, vediamo che dicono. Quando poi in realtà dovrei recuperare pure, io c'ho già il contratto firmato, c'ho l'avversario, c'ho quantomeno di questo di Londra, quindi dovrei recuperare pure sto match di Londra. Allora, ne fai due il giorno, fai la mattina a Londra. Ma guarda sembra, dici, ma magari. Guarda, magari come... Il prossimo ti consiglio di fare pesi massimi, se non ancora non l'hai provato, come categoria, così proprio, giusto per cambiare. Qua chiedo se hai fatto sparring con Peter e Quelli. Sì. Con Peter Quelli, che tra l'altro è venuto pure all'angolo mio in un match a Milano al Golden Cage, siamo molto amici, è uno dei primi amici insieme a Luca Jelcic che ho trovato in Irlanda. E io e lui abbiamo fatto veramente tanti sparring, e con lui i sparring erano davvero come i match, ogni volta uscivi spaccato, perché con lui non c'è un limite, forse anche perché lui è sempre stato abituato a fare con Connor, che Connor fa sempre la massima potenza, magari non lo so, però cazzo, io sono cresciuto anche diciamo con gli sparring suoi, perché all'inizio io prendevo un sacco di botte da Peter. E invece adesso ci ammazziamo di botte. C'è la palestra che ogni volta che io e lui facciamo sparring si stoppano tutti. C'è la curva. C'è la camionetta dei gelati. Andiamo là. Ogni volta che finisce c'è sta John al centro della gabbia, no? Quando facciamo lo sparring, che fa tipo da arbitro. Io vado da John e dico: oh, mi devi dai soldi da pay per view. Si fermano. Esatto. Passi lì qualcosa per prendere la pay per view. Comunque, già se ci scrive palestra rivale. No, aspetta, no, Harry, non fare questa mossa. Non farla questa mossa col microfono vicino. Ah, qua comunque ci scrive, palestra rivale stile Black Zealand e American Top Team. Chi è palestra rivale? Cioè, non ho capito. Questo chiede, penso, se c'è una palestra rivale tua, non so, magari dalla tua palestra, e cioè lui dice magari stile Black Zealand e American Top Team, che non so, magari c'è. Ah, che si vogliono, sì. Esattamente. No, non credo proprio, anche perché John, che è l'head coach della palestra e gestisce tutto lui, è la persona, a differenza di Connor, dici, ma com'è possibile? È la persona più rispettosa, anche lui arriva da discipline marziali, cioè tu lo becchi, lui è tutto così che cammina, sembra un po' strano, però è veramente la persona che rispetta tutti. Poi quando vai a combattere, ti arriva, cioè non lo vedi perché non lo vedi, no? Quando devi combattere, poi, che ne so, dici, dove cazzo sta? Stai sulla passerella per entrare dentro la gabbia. Dici, dove cazzo sta John? E lo ritrovi già nell'angolo che ti fa così. Già, e sì. E te dici, ah, ci sta. E ogni tanto lo becchi, magari, perché ogni volta che fai un evento e c'è John che ti fa l'angolo, interviste, cazzi, mazzi. A Bellator Irlanda, cioè praticamente tutti i match erano SBG, John rimaneva all'angolo, non tornava nello spogliatoio, capito? Perché ognuno di noi aveva tre angoli. Stile Fedor Emelianenko al Bellator, che aveva tipo 18 persone che combattevano. Stava sempre là, praticamente. Resti lì fisso all'angolo e quindi magari non lo vedi, però ogni tanto lo becchi che ti arriva,
che non te l'aspetti, no? Che, tu, che è una persona super rispettosa, tutto carino, ciao, dà la mano a tutti, lo becchi, che arriva, fa scat, vedi di rompergli il culo a questo, e tu dici, ma che cazzo, come lo dici? Cariche, sono le cose giuste, dici, no? Come anche lui, come me, anche lui, cazzo. Dio Bao scrive, Daniele idolo assoluto, ma che ne pensi di Avesa Aurel invece, ma che ne pensi di Khabib? Khabib mi piace tanto, a me combatte molto mi ci rivedo tanto nel modo di combattere suo. Sai che a me Khabib in realtà non mi piace tantissimo, non so perché, magari proprio perché ha impostato questa roba qua sul io non so, allora, come guardare io... il grappling. Noioso, sì, ma nemmeno io. A me piace fare grappling, mi fai vedere un match di BJJ, mi si gonfiano le palle così, cioè nel senso è bello farlo, è bello guardarlo, è una cosa noiosissima, esatto. Anche perché sono d'accordissimo. È un neofita, dice, ma che cazzo sta, non lo capisce nemmeno, quindi da guardare Khabib è noiosissimo, è una rottura di coglioni, e sono il primo a dirlo, lo ammetto, però se mi dici come atleta ti dico è il numero uno, cioè è una bella mentalità d'atleta, cioè lui è proprio è un Josette Pierre 2.0. Bravo, e io lo odio, perché mi sta proprio sul cazzo, mi sta proprio sul cazzo. Quella faccia che minchia. Quella faccia da superiore, si sente bravo solo lui, ma questi tutti i daghestani, quelli che arrivano da quel posto. Ma per forza, saranno tutti nervosi, tu immagini una vita di là in Daghestan, non c'è un cazzo da fare, nulla, sono perennemente nervosi questi. O picchiano, o cioè hanno una vita di merda, perché dovrebbero essere felici? Ma la cosa è la mentalità dell'est, come anche in Romania, anche... devi mai suonare il clacson, se no qua ti menano tutti quanti. Scendono con le spade. Sì, però questi dell'est ci hanno sempre avuto nel mondo dello sport, quello che mi è capitato a me di vedere, che cazzo ne so, che loro sono russi, sono daghestani, allora loro sono i capi del mondo, sono i più forti del mondo, io combattevo con gli orsi, ma che cazzo combattevi con gli orsi? Magari quella volta... Io mi immagino... Padre, ti hanno fatto fare il giochino con l'orso. Allora io pure da bambino al circo mi hanno messo sopra l'elefante per fare la foto. Allora me la tiro fuori. Una Mattaleone fatto all'elefante. Top, che cazzo. Facevo la palla per farci dall'elefante. Quindi a me queste cazzate. Poi cioè, mi immagino l'orso che con i suoi amici orsi dice io poi ho combattuto con Khabib, no? Che si casa anche lui dall'altra parte. Fantastica cazzo, con quella cosa. Edoardo chiede, fase del combattimento che dovresti migliorare di più secondo te? Scusa, stavo a leggere che mi hanno scritto combattere con gli orsi è the new pad sotto la pioggia, perché ieri stavamo parlando... È 2.0 combattere con la pioggia, con gli orsi sotto la pioggia, grande Sir Alexander, quella è l'evoluzione, ancora meglio ancora. Cioè, loro erano arrivati prima, però anche chi stavamo parlando ieri che fa i pad sotto la pioggia arriverà a combattere anche lui con gli orsi. Si sta organizzando con gli orsi, si sta organizzando, li ha ordinati su Amazon, solo che adesso non li danno subito. Cosa vai, dimmi la domanda. Edoardo ci ha chiesto fase del combattimento che dovresti migliorare di più secondo te. Tutto c'è sempre da migliorare, tutto dove ti trovi, però, più a tuo agio, nel senso, cioè, chiaramente come avete visto mi trovo molto più, anche se dai primi match uno non direbbe mai, mi trovo molto più a mio agio nel mondo della lotta, ora come ora soprattutto, sai, nel combattere a parete, le proiezioni e finire a terra in ground and pound così. Ma poi che si è notata proprio tantissimo penso dall'Irlanda, no, sta roba. Sì, perché lì praticamente ci abbiamo proprio, è come se fosse una disciplina a parte, la lotta alla parete, la lotta a terra attaccati alla parete nell'angolo, è proprio una cosa completamente diversa, perché non c'è lo spazio per fare le classiche uscite, sprawl e tutto quello che poi è il BJJ, il wrestling. Certo. Ma io penso... Qua si chiede... Aspetta che una cosa, un attimo, Erwin... La parte, diciamo, che adesso comunque è un po' cambiata, no? L'UFC si usa molto di più la lotta a terra. Prima erano multi striker,
ora sta predominando, diciamo, la lotta, anche perché secondo me è più conservativa, no? Nel senso, ti permette di farti meno danni, di stare meno in pericolo, perché diciamo che se riesci a basare il match sulla lotta, ti riesci a preservare un po' di più. Sì, allora, a livello di spettacolarità magari ne risente un po', però tanti fighter intelligenti fanno questo discorso che hai fatto te, e me ne vengono in mente tanti, primo George St. Pierre. Voi dovete pensare che un atleta per guadagnare soldi deve combattere fino a 30, 35, 36 proprio, 37, poi basta. E non fare come Diaz, magari. A parte alcune cose pazzesche che si vedono. Però diciamo che la cosa principale è quella, no? E quindi voi pensate, in un anno fare quei 2-3 match, magari saper di poterli vincere portando a terra l'avversario, controllando, o magari andare a fare delle guerre dove ti spacchi, esatto, la faccia, dopo magari stai un mese in convalescenza, trauma cranici, esatto. Io ho avuto un amico mio, Luca Jelcic, vabbè, lo sanno sì, tanti, sì, che era, secondo me era uno dei fighter migliori che ci sta in assoluto nel panorama lightweight in Europa e nel mondo anche. Purtroppo è capitato che ha fatto sto match con Brandon Gritz in Bellator, ha preso veramente una bomba pazzesca, anche se poi vai a vederli è arrivata un po' dietro la nuca, però vabbè. E dopo sta bomba, purtroppo, quasi sicuramente il dottore gli ha detto che è stata dovuta da questo. Lui poi adesso si è ritirato, doveva combattere con Luca Vitali a Bellator Genova, sì. Non ha potuto più combattere perché quando noi facciamo sempre gli esami, tutto quanto, l'attacco al cervello prima di affrontare un match, quando ha fatto questa attacco al cervello hanno trovato un sanguinamento di una vena all'interno del cervello, poi tecnicamente non so bene come spiegarlo e non può più combattere. Quindi si è dovuto ridire. Quindi pensate quanto può essere rischioso, capito? Esatto, ma questo scontro a viso aperto, infatti, no? Infatti ho visto proprio questa evoluzione qua. Penso intelligente, perché come dici te, anche perché se ci devo mettere 3 mesi a recuperare un match, poi devo ricominciare piano piano, fare tutte le cose, diventa... Certo, quanti match faccio? Uno all'anno? A meno che davvero non guadagni come quelli là che guadagnano 500.000. 100.000 a match, allora lì. Ma ascolta, qua ci scrive Ale Rateni, ci fa una domanda un po', non so, magari non vuoi esporti, non vuoi parlarne, di cosa ne pensi di Marvin? No, perché io parlo di tutti, quando mi fanno le domande io sempre nel rispetto parlo di tutti. Però magari essendo che, non so, avete già combattuto insieme, non so, magari ci siamo sentiti anche spesso, io e lui, ci scriviamo ogni tanto, non ci stanno problemi. Mi ho mandato le foto nude, tutte e due. Sì. Sinceramente una foto nuda di Marvin io la eviterei. non pensate che non l'ho mai visto nudo, però non vorrei vederlo mai nudo. Sì, vorrei vederlo. Altri atleti magari mi farebbe piacere lui. Non diciamo cazzate, sennò passo pesce. Allora, Marvin, io parlo Marvin atleta, Marvin persona. Marvin atleta, secondo me, è proprio quello che uno dovrebbe prendere per esempio, però come mentalità lui veramente già da ragazzino era andato a Londra, cioè lui ci aveva in testa di arrivare lì, di diventare quello che diventerà, e ci sta arrivando e ci sta riuscendo. Questo per farti capire, quando ti metti in testa una cosa, sei cocciuto e fai chiaramente la strada giusta, non è che stai a casa a fumare, dici voglio diventare campione, stai a casa e fumo, e cazzo, cioè lui ci si è messo e sta arrivando. Spero di vincere, ma non gioco mai. Capito, sta arrivando veramente a dove vuole, ha fatto dei match pazzeschi, ha migliorato in maniera, secondo me, dai primi match pure con me, ha migliorato tantissimo lo striking. Poi come persona posta sul, cioè, a volte c'ha delle uscite
è un tipo. Sì, c'ha il suo carattere, che poi spesso lui è il primo a dire mi scuso se sono esagerato, però a volte c'ha delle uscite infelici che io magari a volte vedo alcune cose che scrive e dico porca puttana, ma te cerchi, frate, cioè nel senso poi tutti sotto lo insultano. Però sai che quello comunque fa anche bene, cioè alla fine. Legato a cosa dici questo, Scatto? Penso che da poco ha scritto con Adesanya, proprio sono scritti, no? Si sono dissati. Ecco, però perché tu vedi male questa cosa qua del... Non diciamo dissing, perché è una cosa del... Ma allora, proprio la roba di fare un po' di spettacolo, che è una cosa che qua in Italia, secondo me, manca. Ed è per quello che non c'è lo spettacolo qua. Manca il background per arrivare poi a voler vedere un fighter, parlo da... delle persone che sono fuori dal mondo dell'MMA. Ora, io sono molto d'accordo su tutto quello che è il creare l'attesa per il match, ok? Quindi mi va benissimo tutto. Cioè io sono un coatto, queste cose mi esaltano e mi piacciono, pure a me mi piace vedere queste cose, ok? Poi ci sta il Connor che esagera e Eddie Alvarez gli dice della moglie e del bambino, cioè lì ti venga a sparare, non me ne frega più un cazzo. Lì va oltre, sì, no, hai ragione, su quello non sono d'accordo. O anche lo stesso, parliamo in minima parte, lo dico, tanto ho detto mille volte, pure Pugliesi che è andato a toccare delle cose che veramente non c'entrano il cazzo su Fusi, che se ero io, cioè, nel senso, poi Andrea è stato molto, molto maturo, che poi si è pure scusato, quindi si è dimostrato anche un bravo ragazzo, Walter, ha detto no, volevo fare, ho fatto tutto questo perché, però ci sta sempre... giusti metodi, sai, come quando c'hai ragione però poi lo dici in maniera sbagliata, dipende come lo dici dalla parte del torto, capito? Bravissimo, quindi a me mi va bene tutto. Io sulle uscite di Marvin non mi riferisco solo a quando insulta le persone, cioè che ci postava, perché poi, cioè, se a dirla tutta questa cosa con Adesanya ci sta, perché è stato l'unico che l'ha messo in difficoltà. Cioè me lo vorrei pure rivedere quel match, perché l'avevo visto, cazzo, non mi ricordo, era notte, vabbè. Me lo vorrei pure rivedere, perché secondo me ci sta pure quello che dice del punteggio. Comunque, uscite infelici, non mi vado a dire esempio, però ogni tanto se ne esce con delle cose che a me non me ne frega niente, però dico cazzo. Ah, ok, tu ti riferisci sulle cose personali, cioè che non deve toccare le cose personali proprio di una personali persona. O magari familiari. Sì, ma magari mo se ne è uscito pure su una cosa del virus, no? Mo senza che entriamo nei particolari. Ah, ok, ho capito, le cose sociali anche del mondo. Sì, capito? Sì. Che ci può stare il pensiero tuo? Ci può stare, no? Perché ci può stare. Però dico, ma tiattelo per te, perché te metti contro un sacco di gente, no? Che lui magari dice, ma a me te mettimi contro questi, non me ne frega un cazzo. Quindi io rispetto quello che lui vuole fare. Se poi mi dici un commento, io dico, cazzo, io mi eviterei di certe cose. Certo, certo. Sì. Ciao Giuseppe, grandissimo. Ciao Giuseppe. Infatti ci cita una domanda proprio su questa cosa tra Fusi e Walter Pugliesi. Tu cosa ne pensi come atleti, entrambi, tutta la vicenda, diciamo? Allora, io penso che doveva essere tutto, cioè nel senso, Fusi è, oltre che un grande fighter, è un mio grande amico, ci alleniamo in Italia sempre insieme con Botti, Binda e tutti gli altri maniaci, è un mio grande amico soprattutto, quindi come erano andate le cose nel primo match a livello di senza troppi casini, secondo me era andato bene, il risultato è stato giustissimo, ha vinto Fusi senza ombra di dubbio, ma non perché è mio compagno, come dico che l'ultimo match l'ha straperso Andrea, cioè, ma io, cioè, suo obiettivo, capito? Sì, quando vedo un match, tutta quella storia che ha fatto il suo maestro e Walter, veramente non l'ho capito, piuttosto di ho perso perché il giorno prima ero andato a scopare, cioè non lo so, inventate un'altra cosa di... Ti prego, voglio per forza fare il rematch. Ti fermo un secondo. Pensaci, Scat, sta roba qua che ha creato talmente tanto, cioè che si è parlato talmente tanto di questa notizia, l'intervista, c'è stata un'intervista di Pugliesi, poi c'è stata un'altra intervista, poi delle cose sui social, poi roba che attaccava in continuazione, ha fatto sì che
tantissime persone che ci scrivevano, anche noi sui social, che noi eravamo appena usciti sui social, avevamo appena cominciato a girare per gli eventi e tutto quanto, e tutta la community veramente voleva vedere, andava al Bellator per voler vedere quel match. Cioè, da una parte ha fatto bene a riempire anche il palazzetto, ma ogni tanto ci va qualche... No, ora non dico, magari è andato un po' oltre il trash talking, quella roba lì sulle cose personali, su cose... Però comunque ha fatto sì che vendesse. Ma io infatti dico che se lui si fermava sul trash talking atletico, andava benissimo. Poi che lui ha messo mille cose sulla vita, su... non mi ricordo, mo ci stanno mille esempi, era Halloween, cazzo. Cioè, robe pure infantili che secondo me erano veramente... da bambini di 12 anni, no? Che non ci fa manco una bella figura. Poi vabbè, lui c'ha tutto il suo seguito per la persona che è, per come si presenta, che va benissimo. Però se te devo dire, a me secondo me il palazzetto lo riempi lo stesso, evitando anche di andare in ambiti sbagliati. Poi se tu mi dici anche se rimaneva nell'ambito sportivo andava bene. Sì, andava bene, ma stava di una cazzata comunque, sì, anche se andava bene come lo faceva, perché non esiste che aveva vinto lui il primo match, come non esiste che poteva vincere, che ha vinto Andrea, cioè suo obiettivo, il primo l'ha stravinto Andrea, il secondo l'ha stravinto Pugliesi, senza troppi cazzi, no? No, ma io stesso sono d'accordo su sta roba qua delle cose personali, perché uno è stato il caso magari di McGregor, mi ricordo, quando ha esagerato con Khabib su cose personali e familiari. Il secondo è stato l'ultimo con come si chiama, Wilder contro Fury, in cui Wilder ha cominciato a parlare della situazione di suicidio. Ma in io casa penso di Fury, che un po' sia anche studiata quei livelli così. Però lì non c'è bisogno. Però lì non c'è bisogno. Qua magari serve. Cioè, perché hai visto, sta roba qua crea polemica, sa. Però lì in America, quando sei già Wilder e Fury, che c'è già trash talking, andare lì nella persona, nella grazie famiglia, bravo, non serve più là. Perché già vende. Sono visioni, modi di vedere le cose. È un'arma a doppio taglio, cioè ci sta, come è sempre detto, un po' di movimento, però con lui, sempre, cioè si è atleti, alla fine siamo tutti amici. Io immagino sempre che più si alza il livello, più è studiata la cosa. Come tutti i dissing, sì, a altri livelli, è studiata per fare spettacolo. A questi livelli qua non ha senso, va bene, però non spingersi oltre, perché... Se sono Wilder posso dire quello che voglio, tanto c'ho il mio seguito, vaffanculo. Qua invece che magari Walter e sì, Fusi, il livello diciamo è quello là, se esageri magari ti sputtani come persona per nulla, cioè io dico... Però anche la cosa negativa, l'immagine negativa comunque porta soldi, cioè porta a riempire, ad avere un seguito anche di gente che ti odia, che viene là per vederti perdere magari, no? E ti posso dire una cosa, però io sono stato abituato a, passatemi il termine, ok, le leggi da strada, no? Cioè, che poi io non sono mai stato uno che viveva per strada, però ho frequentato, c'è un sacco, vabbè, lasciamo perdere queste cazze, però parlaci della malavita dopo. No, non c'entra un cazzo a malavita, però nel senso, ragazzi, ma se tu devi fare il coatto, lo fai fino alla fine. A me, quelli che ti insultano, non sto per la Pugliesi, sto parlando anche al di fuori. Pure Connor, a me questa cosa mi fa schifo, perché se io litigo, ok, e davvero mi viene quel dissapore che te vorrei ammazzare, nella gabbia t'ammazzo, l'arbitro ci ferma, tutto quanto, io dopo la mano non te la do, non ti saluto, anzi, se ci riesco ti sputo. Ti sputo pure in faccia, se ti becco fuori lo sporaiutoio ti rimeno pure fuori, sì. E questo qua è una cosa che per me è fondamentale, cioè fondamentale Khabib mi insegna, no, ecco, no, essere matti così, un Khabib che si è beccato il logoramento mentale per non so quanti mesi di Connor che gli spaccava il cazzo, a fine round ci va col cazzo a dire oh complimenti sei un grande, anzi a fine round ha visto fuori il coglione che l'ha insultato di Londra, dice mo te meno pure a te, ha preso il certo. E io lì mi ci rispecchio in questo, capito, che tu mi insulti per tre mesi consecutivi, mi cachi il cazzo per tre mesi e consecutivi, poi, e poi cosa faccio? Sono tuo amico, il cazzo sono tuo amico, a fine match vieni, vedi la mano e ci abbracciamo, ma io ti sputo un fame, che cazzo, infatti, ma è... E allora questo mi fai pensare che sei finto, capito? Esatto. Sei finto, che se sei coatto
Allora, a me mi piacciono le cose reali, le cose reali e però spontanee. Ho un'altra cosa da dire dopo, eh. Sì, sì, finisci. A me piacciono le cose reali e spontanee. Che vuol dire? Che vuol... Sì. Con me, ad esempio, non è quasi mai successa sta cosa. Sono sempre, tra virgolette, stato fortunato di non trovare nessuno che mi cacava il cazzo. Giusto Marvin, che ma nemmeno tanto aveva esagerato. Se eravamo dati giusto una capocciata al faccia a faccia, e io ho detto domani ti ammazzo. Ma non è mai tra amici. Le solite cose si chiamano tra amici. Sì, ma non è mai sfociata in altre cose. Se io andavo a fare quel litigio con Pugliesi o con Connor, il match andava come andava a livello atletico, tu sei più bravo, io sono più bravo, andava come andava, ma io dopo, porca miseria, io non te la darò mai la mano, non ti stringerò mai la mano, rosico ancora di più che ho perso. Dovessi avere, se ti ribecco uno spogliatoio, ti tiro una sedia dritta però, per cosa. Ecco, come ha fatto Diaz, che ha perso, adesso non ricordo quale match è, vado in ospedale, entrambi i fighter, e si sono picchiati anche in ospedale. Si sono picchiati anche in ospedale. Quella è essere veramente dei coatti. Cioè, quella fino alla fine. I fratelli Diaz, quelli sono duri per davvero, perché quelli se litigano con te sono duri per davvero anche loro. Okay? Sono anche strani in testa, c'è da dire anche quello, che sono fuori di testa. Per tutte le droghe, tutte le... No, allora, il mio discorso era semplice, certo, sulla cosa. Mi è capitato di vedere, ora adesso mi ricordo un'intervista di un pugile, Dario Morello, non so se lo conosci. E lui diceva, comunque alla fine diceva, che in un'intervista... gli veniva chiesto sta cosa dei dissing, cosa, come la vedesse, come la... e lui giustamente dice una cosa interessante, che tanto per qualunque foga ci possa essere e disguido tra i fighter e insulti e tutto quanto, una volta che ti sei picchiato sul ring, cioè più di quello, penso che proprio lo sport esce proprio nel senso, ti entra di più lo sport in testa, perché finisce proprio la faida. Cioè, finita una volta che ti sei picchiato, cosa vuoi fare? Spararti? Ma se c'è davvero un qualcosa dentro, sì, vai, sì, a cercarlo a casa. Ma ti sfoghi a combattere. No, non mi sfogo manco per cazzo, no. Io mi sfogo se ti vedo sottoterra, perché se tu mi insulti la mia ragazza, mia figlia... Mi vai a toccare cose personali miei, io finché non ti vedo sottoterra ce l'avrò con te per tutta la vita. Capito? Certo. Ma poi sono sbagliato io. No, ma infatti sono qua per parlarne solo, infatti. No, sì, no. Sì, ma infatti io sto dicendo che sono stato fortunato che non ho mai beccato, diciamo, scazzacassi. Scatizzi, dai, gli scatizzi, siamo a posto. Allora, non ho mai beccato scassacazzi, ma anche se avessi beccati, poi non è che io sono pazzo, che allora lì, cioè, se va litighi, cioè, io davvero, ma chiedilo a chiunque amico mio, ho litigato veramente poco nella vita mia. Quando ho litigato bene, ma ho litigato veramente poco e non ho mai alzato le mani, tranne in alcuni casi. E che vi stavo dicendo? Mi che piacciono questi aggiustamenti. Mi piacciono questi aggiustamenti. Passo da niente. Non ho mai fatto uno, l'ho fatto, però poi un pochino forse. Allora, non ho mai sparato a qualcuno se non qualche colpo. No, non voglio passare per quello che non sono. Io, come dicevo prima, che vi stavo, mi sono scordato a cazzo le botte. Vi stavo dicendo. Quindi se capita qualcuno, capita qualcuno che mi disse a livello, dice ma vaffanculo, hai perso contro Alfie Davis che è una ballerina, che ne so, hai perso con quello, allora lì io gli rispondo a modo, chiaramente, ma a fine match allora lì mi sono sfogato, ci abbiamo avuto i nostri dissapori sportivi, che i dissapori sportivi chiamano lo stesso pubblico, ve lo assicuro, chiamano il pubblico lo stesso. Se poi va ad esagerare, io ti incontro in albergo prima del match o prima di salire sulla bilancia, ti becco nella fila per salire sulla bilancia, quello che trovo te lo tiro in faccia, perché poi per strada non vado a fare non c'è la regola. Certo. Ma torniamo in palestra. Com'è Padman Over Roddy. Sei te. Roddy. Owen Roddy è veramente uno dei miglior padman completi di MMA che io abbia mai visto. Tra l'altro, Owen Roddy,
per chi magari fosse un po' più fissato, può andare a cercarlo. Lui combatteva, era un atleta professionista, e andate a vedere che cazzo per culo era, perché era veramente micidiale, c'era uno striking micidiale, delle ginocchiate micidiali. Correggetemi se non sbaglio, lui è diventato campione del Cage Rage, comunque in Inghilterra era un evento famoso, quindi lui sa quello che fa. Cage Warrior, ma qua c'è scritto veramente... come Cage Warrior, allora... no, Cage Contender, allora era Cage Warrior, Cage Contender ha vinto il titolo là, e va sicuro, ragazzi, che lui era un qualcosa di pazzesco. Poi ha deciso di non continuare come atleta e di diventare un coach, ed è un coach pazzesco. Sa come tieni i pad lui, non l'ho mai visto tenere a nessuno, nonostante io mi affido invece a un altro badman che è David Jones, che tanti di voi magari l'avranno visto con Pedro Carvalho, che adesso è uno dei più in voga nel Bellator, perché mo deve combattere contro Patricio Bull, e nelle interviste c'è sempre su David Jones, perché io, Pedro, Peter Quilli, dall'inizio ci siamo sempre fatti seguire da lui. Lui è un padman di box, però ci fa box per l'MMA, e come dico io, mischiare troppi stili. A me è sempre detto che se c'è una buona impostazione da pugilato, comunque spacchi tutti sulla gabbia. Adesso puoi continuare. Oh, e tiri un destro sul... dicevi come impostazione di... è più... come impostazione di Padman è più pulito rispetto a Owen. No, è puramente pugilistico, fa veramente roba in piedi, mancino. Infatti io adesso mo divento mancino, faccio normale, mancino normale, veramente ti trasforma sto David Jones. Però Owen Roddy, ragazzi, se inizi con lui è veramente pure lui un top, uno dei migliori. Vabbè, lo fa McGregor, quindi McGregor non penso che si scelga gente che non sia capace, immagino, i primi scemi che... esatto, quelli che passano lì. Poi un'altra domanda di Edoardo: fighter di MMA femminile più bella, se esistono. Sì, esistono. Ma ce ne stanno belle. Sai che cazzo, non so attraente. C'è pure una Ronda Rousey, che comunque è una bella ragazza, ma vederla con quelle spalle, ma no, boh, non lo so. Neanche a me piace. Non so, a me piace. A parte che è enorme, ma è grassissima Ronda Rousey, ma veramente poi è impiattita un botto nel tempo. A me piace che ti vai lì. Cicciolo non si dice, ha le ossa grosse. Prima di fartela fai un po' di scramble, capito? Però, sei lì che giri. Dicono Paige VanZant, quella è una bella ragazza. Sì. Però è una bella ragazza, però poi magari a vederla dal vivo è tutta bella antozzata da allenamento, dai muscoli. Boh, non lo so. Conta che su Photoshop secondo me tolgono un po' di robe, sai, un po' di... Sì, vabbè, le foto quelle che ha fatto mezza nuda sicuramente là sono tutte fatte bene, sì, toccate, ovviamente. Te la devi vedere a fine workout con le vene qua, proprio le arterie che gli escono, che pulsano. quando fanno il taglio. Con quelle mani callose, sai, da muratore, proprio che si staccano. Cipolla sotto ascella. Mi piace quell'odore, sai, l'ormone. Si sta arrabbando. Vado un attimo in bagno. Sandro ci fa sempre entrare nei kebab quando usciamo fuori. Diciamo, no, andiamo, facciamo un giro là. Magari c'è qualcuno da salutare. Ma Saura chiede: ma quanto si guadagna in MMA? Miliardari più o meno. Questo me lo chiedo. Devi dire milioni, però. Devi dire milioni, perché abbiamo abituato i fan che si guadagnano milioni. Allora milioni. Milioni. Io il periodo quello dei milioni me lo sono perso, mi sa. Ma era prima dell'apocalisse. Di dire, forse. Però diciamo che ora come ora ci può essere una possibilità
Allora, sicuramente ora come ora io faccio l'esempio tipo di Bellator, che adesso sta puntando su nuove leve, che secondo me è una cosa bellissima. Tu dici, cioè secondo me dici, vedi, in Bellator trovi pure match con fighter che hanno uno o due match, ma tanto meglio, tanto meglio, perché investono, tanto li mettono in preliminari, mica li mettono in main card, che cazzo è all'inizio, però atleti di valore, di spessore, che possono avere un futuro, incominciano già a fare i primi match, a guadagnare 3, 4, 5 mila euro, che per me, che all'inizio mi davano i biglietti, mi davano 4 sera, una cosa impensabile. Metti pure un ragazzo che vuole davvero vivere di questo e arriva al primo match e guadagna davvero 3, 4 mila euro, e se li investe subito, questo ve lo testimonio, come Nico ha sempre fatto, Nico Solli, lui tutti i soldi che prendeva dai primi match l'ha sempre investiti per andare a allenarsi in Irlanda e rimanere più tempo possibile in SBG. È una cosa che gli fa onore, invece si poteva comprare cazzi, mazzi, lui le continua a fare sta cosa, no? E quella è mentalità proprio da, cioè tu se seguendo il tuo sogno ci metti tutta l'anima, nel senso non ti risputa. Ma io bravo, ma io tipo, io l'ho detto spesso e volentieri, che se io nascevo meno fortunato, nel senso che mio padre e mia madre non potevano darmi quel sostegno economico quando io facevo i primi match, a parte che è una cazzata, però vabbè, i primi match io ho sempre lavorato, ho fatto il pesciarolo, ho fatto il barman per un sacco d'anni, cioè io facevo il barman la sera, poi mi andavo a allenare, quindi vabbè, però mi immagino tanti ragazzi che davvero devono fare il barman e un'altra cosa ancora, perché magari a casa, non so, diversi problemi, trovarsi a fare un primo match e guadagnare un cazzo, o guadagnare 3.000 euro, quello dice, quello che non guadagna un cazzo dice, ma io non ce la faccio, devo andare a lavorare, e magari smette. Esatto, cioè, smette è di troppo lo sforzo. Dice, la strada è troppo lunga, non ci arriverò mai, oppure quando ci arriverò sono già morto di fame. Vero. Mentre magari, ora come ora, si riesce davvero ad arrivare in certe promotion che ti danno dei soldi, incominci a vedere le prime soddisfazioni, pure che sono 1.000 euro, dici, cazzo, 1.000 euro, capito? Allora sì, sei più spronato. Quindi tu sei d'accordo con sta roba qua, non la vedi come una svendita da atleta? Perché noi abbiamo fatto un video al riguardo sui guadagni delle federazioni, diverse federazioni, e c'è un sito che è MMA Manifest, MMA Manifest, che appunto ci sono tutti i dati, tutte le cose stilate, e c'è certa gente che arriva a guadagnare magari quei 400-500 euro per un match, e lì magari nascono un po', sai, le polemiche, i fighter, sai, c'è chi pensa che il fighter comunque non deve svendersi, se no succede che viene pagato sempre meno. L'idea che ho io personalmente, che abbiamo noi, è questa, che va benissimo che Bellator faccia entrare tante persone, però secondo me quando ti viene offerto quel match che è troppo per te, no, nel senso che adesso voglio fare l'esempio di Michael Venom Page, che ha fatto, esatto, Melillo, che è stato mandato là. Allora, quello lì è carne da macello, e io, anche perché era molto difficile che lui potesse fare benissimo in quel match lì, potesse fare bene, perché è un divario esagerato. E succede tante volte che magari le promotion prendono gli italiani, perché gli italiani costano meno rispetto agli altri stati, perché, esatto, così come per il pugilato ci sono i messicani, perché gli italiani accettano qualsiasi prezzo questa cosa qui. Allora, io però il discorso che facevo io degli atleti alle prime armi, cioè sono sempre match alla pari, cioè, quelli che hanno appena iniziato combattono con sì, Nico, sì. Il primo match che ha fatto in Bellator ha fatto contro un 1-0, quindi cioè, come lui, quindi non beccherai mai disparità a livello di numero di match. Poi qui ritorniamo al discorso complessissimo, perché se tu vai a vedere il record di Melillo, poteva benissimo combattere con Venom Page. Poi che noi siamo quello, ritorniamo al discorso, mo non voglio entrare nel merito del livello, diciamo, del suo livello atletico, però con chi ha combattuto Melillo, cioè c'ha quel record,
Cocchi, un matchmaker si vede un record di tutto rispetto, perché se adesso apri Sherdog sul telefono e vai a vedere un Gianni Melillo e fai finta di non conoscere, di non averlo mai visto, sì, vedi due sconfitte, tre sconfitte, se non so quante ne ha, tipo poche, cioè... Resto, KO quasi tutti al primo round, vado a memoria. Ma ragazzi, è un cazzo per culo che se lo guardi sulla carta dici, oh, questo magari gli mena pure a Venom Page, capito? Poi che noi lo conosciamo personalmente, noi, voi, non lo so, chi l'ha visto, lo conosce personalmente, dice, sì, vabbè, però, oh, non sto mo a dir di lui, vabbè, sì, sto a dir di lui, non mi cagate il cazzo. mi piace le mezze misure che usi. Ah sì, perché ogni volta se no si offendo, no, ma cioè le cose sono queste, non rompete il cazzo. No, ma infatti siamo qua per parlare, ognuno c'è le sue idee. No, no, ma la mia domanda era sto questa. Record, chi l'ha fatto? Sì. La mia domanda era questa, cioè sei d'accordo che gli italiani si svendono tanto per fare il match della vita? Cioè nel senso, se magari un... sembra che ce l'abbia... Io lo so quanto ha preso, ma non è che si è svenduto più di tanto. Ok, però... Lui è un caso, però. Però ce ne sono altri, magari, che gli va bene, perché lui ha combattuto, attenzione, lui ha già fatto diversi match. Io mi immagino magari uno al suo terzo, quarto match, che ha combattuto la sagra del pesce del paesino, e gli danno magari al Bellator e dicono, oh, c'è Michael Venom Pesto, ragazzo, boh, di colore. Ma sì, questa cosa non... Ti diamo 800 euro più, ti paghiamo il soggiorno, vieni qua e combatti. Ma queste sono cose che succedono in promotion di basso livello. Al Bellator una cosa del genere, sinceramente, uno che c'ha tre match a cazzo, quattro match contro uno che c'ha 15-16 match, non l'ho mai visto, sinceramente. No, no, ma... Almeno che non è uno cresciuto in Bellator che c'ha 8-9 match, ma loro sanno con chi ha fatto quegli 8-9 match, allora già lì si cominciano a mischiare le carte. Il record, cioè Sherdog esiste apposta, sì, sì, per avere un database. Voi immaginate che un matchmaker non è che si mette a guardare tutti i match, gli atleti, quella volta ha combattuto bene, quella volta c'è un mal di pancia. Il mio discorso era un altro, cioè non è fatto del matchmaking, è che è risaputo che l'italiano molte volte si svende per abbassa. È vero, per è fare vero, un match. Succede. Questa succede, è la mia domanda, se è vero o no. È vero in parte, cioè è vero soprattutto agli inizi, perché soprattutto agli inizi veramente di eventi, e soprattutto eventi di qualità in Italia ce n'erano veramente pochi, ok? Quindi uno pur di dire ho combattuto, che ne so, in Polonia, che poi erano sempre match di merda, però per la testa da ho combattuto in Polonia, oppure lo facevano, e l'avrei fatto anche io, vi dico la verità, non per i soldi, ma pur di avere l'opportunità di combattere, capito, in un bel evento. È questo che per dicevo. Però questo... mancanza di eventi, certo. Però secondo me adesso in Italia ci stanno veramente tanti eventi che cominciano anche, da come vedo e sento, a pagare in maniera un po'... Poi aspetta, a pagare no. Però ci stanno molti più eventi, diciamo, di qualità, che poi trattano sempre in maniera carne da macello, però Surf Fighter, ti danno 300 euro, capito? Ce ne stanno, se non puoi permetterti di pagare il fighter, non lo fa l'evento. Però il problema molte volte è che noi sappiamo di gente che addirittura ha pagato per avere la cintura, cioè nel senso ha pagato a Royal Fee per avere una cintura. Sì. E non stiamo scherzando. Ha pagato lui. Cioè, tu immagina, sai benissimo, quando organizzi un match per la cintura. Ma non 100-200 euro, No, comunque la cifra è una cintura abbastanza importante. E questo per poter combattere di questa cosa qui, addirittura ha pagato la cosa. E tu immagini, tu promotion che dici: a me questo match facile mi va di lusso. E comunque mi pagano pure. Ma questo, mono, immagino che state parlando, credo, della Muay Thai, K1, no? Sì, sì, quel mondo. No, vabbè, ma perché l'ho sentite pure io, cose così, lo so benissimo. Però questo fa male al mercato, cioè... A
parte che poi io sui titoli del mondo da K1 della Muay Thai ne potrei aprire davvero un capitolo infinito. Che magari poi ne parliamo. Che voi siete esperti. Anzi, ve le faccio io le domande tra un poco su sto mondo, visto che l'ho sempre voluto fare, no? Siamo stati però nel mondo. Vi siete fatti i cazzi vostri, non mi dovete chiamare, ragazzi. Comunque, che dicevo io? No, la mia domanda era questa, era molto semplice. Se era vero che l'italiano si svendeva, tutto qui. Perché che fa abbassare. Sì. No, perché poi abbiamo iniziato a parlare di abbinamenti, questo e quell'altro, che non c'entra qua. Fantastico. C'entra, ma non c'entra. Però il fatto è. Vai, dillo, quinta volta, dai. L'italiano è pagato bene, cioè si svende. E questo rovina il mercato. Allora, sì, ma stiamo parlando di eventi del cazzo. In Bellator vi assicuro che tutti questi ragazzi che hanno preso adesso, compreso me, veniamo pagati il giusto, quello che meritiamo. Meglio così. Meglio anche così. Vorrei di più. Ovviamente vorrei di più. Ciao Bellator, se ci senti. Se scappa un deca in più, io ci sto. Ma fai tre. Fai tre deca, no, ce lo dividiamo. Questo discorso economico, un'altra spada lanciata a favore di Bellator. Cioè, Bellator a me mi ha pagato che una volta è saltato un match, ragazzi. L'evento, scusate, era un Bellator Dublino sempre. Io avevo appena firmato, è saltato l'evento, siccome io ero pronto fino a 2-3 settimane, ma ha pagato lo stesso. Cioè, su cose che in UFC la UFC non lo fa, appunto. E io ho visto scene con i miei occhi dove l'organizzatore, no, vabbè, uno principale, no Scott Coker, però uno dei principali del Bellator è entrato nello spogliatoio, gli ha detto: hai fatto un grande match, sei un grande, dopo c'ho il regalo per te. Capito? Anche se Bellator non dà bonus ufficiali, ok? Ah, ecco, figata. Cioè, siamo trattati veramente in maniera diversa, ma lo puoi vedere anche che un atleta a volte vince, a volte perde due volte, poi ricombatte, sta comunque, certo, se perdi sempre dico no, ma hai rotto il cazzo da tempo. Però io, cioè, a me mi viene in mente Pedersoli, mi viene da piangere, cioè poteva fare una carriera sconfitte, mi sembra, no? No, due. Ha fatto tre match, no? Ma i due match, quelli là, gliel'ha accettati tutti, con uno con una settimana, l'altro con qualche poca settimana. Tra l'altro con Oliviera, cioè gente forte in classifica. Ti sto salvando il culo, accetto il match con un fighter fortissimo, non so quanto aveva preso, però, cioè, in più se perdo mi rompi pure il cazzo e mi cacci via, ma vaffanculo, no? Cioè, ma infatti questo è sempre stato detto, che la UFC zero rapporto umano, molto rapporto di cash. Cioè, nel denaro, senso, Dana White vuole i soldi. Se tu mi fai guadagnare, finché mi fai guadagnare sei dentro, quando non mi fai più guadagnare sei fuori. E ti rovino una carriera, penso. Oh, qua mi scrivo, ma non esiste tipo un sindacato per i fighter che tutela i fighter? Ricky Rock dovrebbe essere, magari Ricky Rock, anzi, ci hai fatto Ricky Rock 7, ci hai fatto venire una grande idea. Apriamoci una società un sindacato che tutela i fighter. No, frate, stiamo veramente. Vabbè, no, in queste grandi promotion c'hai i contratti ufficiali, comunque. Un minimo di tutela c'è, però diciamo che comunque se apriamo la società di tutela o diventiamo miliardari che vinciamo tutte le cose o andiamo in fallimento proprio subito, cioè finisce subito fallimento. Ma tanto ancora fallisce ancora prima di nascere, perché comincia a dire: ragazzi, c'è da pagare una quota e io non ci sono, io devo andare a cena da mia zia. No, ma io faccio ancora l'account Twitch. E mo stai a fare l'account Twitch, porca me. Esatto, allora, è già un inizio. Esatto, per tutelare i fighter noi consigliamo di fare l'account Twitch e se muniti di account premium, di account prime su Amazon, subito abbonamento, sia a Taud Fight che a Discatizzi. Perché di chi è il canale? Discatizzi. Questa è la tua sigla iniziale. Oh, raga, comunque c'è gente che mi segue che è pazzesca. Uno mi ha detto: come capo del sindacato ci mettiamo il coach dei picchetti, perché sa anche fare questo. Perché si arrangia. Sa anche fare. Grande.
sa anche fare quello, no, perché questo coach sa fare tutto, quindi sa anche fare il sindacalista. Sir, mi fai spacca grande. Ragazzi, allora facciamo qui l'intervista ai nostri Taud, che sono dei specialisti nel mondo della K1 e non della Rai, quindi... Non è vero. Sandro, comincia a spegnere OBS. Tutto quello che riguarda il mondo del ring. Arrivo, okay, subito. Dai, fammi finire. Anche se si stanno specializzando nel mondo dell'MMA, non... in maniera più che sufficiente, quindi andiamo a fargli qualche domanda. Ragazzi, com'è possibile che in ogni paese d'Italia troviamo un campione del mondo intercontinentale, come li chiamo io, incontinenti, campioni incontinenti che devono andare bagno a fare cacca, potrebbero fare solo quello. Vai, il primo che scrive la via. Posso rispondere? Allora, tu sai quanti mondi ci sono nell'universo? Sono infiniti. Quindi è vero. E quindi chi è quello? Che cazzo è quello? Che è quello? È il mio nuovo alias. Parla lui. Comunque, ci sono tantissimi mondi. L'unica cosa che si può spiegare. Nel senso che è molto facile. Molte federazioni funzionano così. Io voglio fare una federazione. Io mi apro una federazione. Faccio un titolo dove siamo in tre in tutto il mondo. E io sono campione mondiale della federazione. No, ma quello l'avevo capito e l'ho spiegato anche ieri. Io mi riferisco anche a titoli importanti ogni tanto. Non faccio nomi di titoli. Ci sono comunque anche titoli importanti. Comunque sono meno importanti di certi. Per dire, la WBC mi sembra che adesso è da poco nel settore. E comunque non tutti la aderiscono. Cioè magari per il pugilato la WBC è una... È top. Una cosa top, no? Dove tu sai che sei là, sei affermato. Nella Muay Thai invece magari ci sono altri titoli da sagra del pesce che magari valgono di più di quello. Più che altro adesso abbiamo preso in esame la WBC, ma la WBC è entrata da poco nel mondo della Muay Thai. Come fai a farti il nome portando il campione? Cioè, nel senso, tu come fai a dire che questa cintura è più importante dell'altra? Tu vedi chi ha quella cintura lì. Se quello è un atleta valido, allora la tua cintura è valida. Non c'è più una cosa giusta come nella box, che anche nella box comunque è sporca, perché c'è la WBC, poi c'è la WBC Silver, poi c'è la WBC unita all'FTI. Ci hanno cagato il cazzo, esatto, sono 12.000 allora, titoli. E non c'è più, cioè non si capisce più quale sia veramente quello importante. Tu per capirlo devi vedere chi ce l'ha, chi ha quella cintura. No, perché spesso e volentieri chi ce l'ha ce n'ha anche altre sette. Esatto, sì, esatto. Sai qual è il problema secondo me? Ma secondo me non è tanto solo per l'MMA, tanto per la Muay Thai o la kickboxing, ma un po' per tutti quanti i circuiti, anche tipo per l'MMA magari certi ce ne possono stare. Perché per quanto tu prendi la box, no? È una federazione, si divide in quattro sottogeneri, quattro federazioni ufficiali, ma non sono circuiti privati. Mentre invece qua la Muay Thai e la kickboxing, come magari ora non so dirti di per certo di MMA, ma sono dei circuiti che ogni circuito che si crea, ogni un tot di palestre si crea un circuito, crea i loro titoli intercontinentali se trovano una palestra in Francia. A te basta avere... che c'hai tre palestre qua, ti apri la società e c'hai una palestra in Francia per dire, e un amico magari in Germania per dire, che cazzo ne so, e già fatto l'intercontinentale. Però sai perché si fa? Ha lo stesso titolo che magari ce l'ha già un arci in America. Esatto, cioè, perché tu magari hai fatto 61. Allora, è un'altra federazione. No, magari tu hai fatto 61, no, io faccio 61 e 1, è un'altra categoria. E io mi faccio un'altra cintura. Allora c'è stata più a per culo. Sai perché lo fanno? Perché se tu metti in un evento c'è anche un titolo mondiale in palio, quell'evento vende di più. Perché vengono fatti tanti titoli mondiali? Perché la Muay Thai è povera, come tanti altri sport. Per farla rendere un po' ricca mettono i mondiali. Cioè faccio un evento che potrebbe essere normale, io per fare il figo dico, nel main event c'è un titolo mondiale in palio, poi di quello che c'è non interessa niente a nessuno, tanto la maggior parte è gente che va a vedere i match, è gente che non ha mai fatto... Esatto, non ha mai fatto nulla. Ma io infatti... Però ho capito che dico, cioè... È una stupidata. È, rigi-
è rigirabile anche per l'MMA sta domanda, nel senso che chi è il campione italiano di MMA? Ma non esiste il campione italiano di MMA. È quello, perché c'è la cosa sbagliata è che dicono campione italiano quando invece è campione di quella federazione. Cioè, bravissimo. Dovrebbero cambiare quel nome là. Tu sei campione in Bellator. Infatti, secondo me sei campione del mondo Bellator. Bravo. Sei campione del mondo UFC. Bravo. Sei campione del mondo Zagarolo Fighting Championship. Vattene a fanculo. Esatto. Cioè, nel senso, ma perché qua c'è il patriottismo. Vogliamo il nome Si sa che italiana. L'MMA ci stanno quei 3-4 circuiti importanti. Grossi. E quindi se tu sei campione mondiale di quel circuito, tanto di cappello. Esatto. Ma ne a Kickboxing ci stanno davvero tra federazioni, tornei, cazzi quella, se finisce tu. Cioè, sì. A me viene in mente il Glory, Glory è top. Cioè, so Glory, Glory esatto. Però non top, sei neanche il top. Non sei neanche il top, perché Glory sì, sei... Eh no, perché sopra i Glory ce ne sono magari altri, capito? Però proprio il fatto di questa cosa qui, che ci sono tante federazioni, è quello che rende anche povero questo sport. Perché fai che ci sono 1000 persone che si iscrivono a fare Muay Thai. E ci sono... Esatto. Ci sono 1000 federazioni, una persona per ogni federazione e nessuno guadagna. Quindi infatti è una cazzata. Dovrebbe stare un unico ente o due al massimo. Esatto. Un unico ente. E quell'ente che cosa fa? Fa un torneo dove tu per diventare campione devi vincere, ti devi fare il culo per 3-4 anni. Non so, fai un libretto come nella box che segni le vittorie. Dove tu hai combattuto 10 persone diverse e tu sai che hai battuto i 10 migliori in Italia, allora ti puoi essere proclamato campione d'Italia. Ma io che divento campione d'Italia o campione in continentale, che ho fatto un match con un altro che per quanto può essere bravo non ho sfidato tutti gli altri, che cazzo di campione sei? Ma anche perché manca il ranking, nella Muay Thai manca il ranking, cioè sono i ranking per ogni cintura, però se non sei del settore non sai a quale cintura buttarti. Chi è che si prende la briga però di fare questa cosa qua? Se ognuno vuole farsi il suo evento e guadagnare un tot, cioè come se tu potessi organizzare il tuo evento, perché tu giustamente puoi dire c'ho dei soldi da investire, perché devo andare a combattere per quella federazione se posso crearmi la mia, investire un po' di soldi e guadagnarci di più? Che andare a combattere magari un'altra federazione. Io che so come funziona non faremo un cazzo, perché in Italia la questione delle tante federazioni potrebbe funzionare per uno sport come il calcio, che c'hai milioni di persone anche qua, sai, cioè che è pieno. Mentre però non andrebbe. Un pochi. Però non andrebbe il calcio fosse così. È quello perché se il calcio invece della Serie A, Serie B ci sarebbe Serie A Nord Italia, Serie A 1, A 2, A 3. Esatto. Cioè non andrebbe. Infatti la cosa giusta sarebbe farne una, che però il problema è che nessuno vuole cedere il suo guadagno. Tutto qui. E chi entra in ballo lì? Lì entrano le organizzazioni private, tra cui One Championship, che in 3 anni si è fatto il culo, si è preso tutto. Si è preso, cioè, il top, One Championship, in pochi anni ha fatto investimenti. Infatti, secondo me, l'Asia e la One sono nell'MMA e nel tutto il resto sono quelli che hanno più soldi di tutti. Però com'è diventata famosa? Cioè, quando è nata One Championship, è nata da poco. E tu dici, mica, all'inizio dicevo, ma che cazzo di federazione è? Come ha fatto? Si è portata dentro tutti i più forti. Si è portata tutti i forti. È partita anche dall'investimento di Manny Pacquiao, che comunque... Sì, ok, quello c'entra poco. Io dico, come fai a dare una nome, cioè una qualcosa... Come la UFC, se non ci fossero i fighter UFC forti, non sarebbe nessuno, capito? Sarebbe una pennezza, certo, dici che cazzo. Esatto, tu pensa, Scott, per dire, fammi il nome di una federazione qua italiana un po' minore. Di che? Una di MMA, minore. Venator. Ok, Venator. Ci fosse McGregor dentro Venator, ti dico che uno vince il titolo là, dice, cazzo, sono il top, sono il migliore. Bravo. Che la federazione magari non è... Dicendo a caso, ho fatto il Venator. Il Venator, non sapendolo, all'inizio, quando abbiamo fatto tutto quel torneo, poi hanno fatto quell'evento dove c'era Emil Mick, tutti quegli altri stronzi, sì. quello sordo, quegli... Non mi ricordo i nomi perché lo sai.
mi dissocio, mi dissocio. Però era gente famosa. Il Venator nel mondo era diventato un evento pazzesco. Esatto. Perché io quando ero andato in SBG, loro mi facevano: ah, tu hai combattuto per il titolo al Venator. Io dentro di me dicevo: io facevo sì, perché se pensano, alcuni mi dicevano: c'hai contatti in Venator per poter andare. Invece, poi non so, problemi di soldi. Non è più andato. È un Venator. Sì, è sempre un bel evento per chi vuole esordire nell'MMA. Però comunque non è ai livelli di quei eventi che avevano fatto, non c'ha più quell'importanza. E lì, ti rispondi nel fatto perché ci sono tantissimi mondiali, campionati, cioè cinture, perché tutti cercano di affermarsi, capito? Fanno titoli mondiali a profusione, così la gente va in quella federazione perché vince un titolo mondiale, e io nel curriculum ho scritto titolo mondiale, e quindi tutti vanno lì e cercano, sai, quel... sperano che un giorno arrivi il campione che faccia salire tutta la federazione. È proprio il... Sì, ma è una tristezza unica, anche perché io quando ogni tanto mi capita di andare in giro, mi ritrovo davvero, che ne so, a qualche paesino e mi dicono: ah, FMMA, cazzo, mio, che ne so, mio cugino è il campione. E io dico: io dico, forse lo conosco, come si chiama, che ne so, Antonio Perpa, dico, ma chi cazzo? Dentro di me dico, allora dico, ma non mai c'ho il video, guarda, c'ho il video, e mi fanno vedere che questo combatte sul tatami, sì, con i paradisi, no? Sì, io dico, ma porca puttana. Tre persone che lo guardano, tra cui il padre e la madre. Non mi ci metto più a discutere, sì, io sì, dico sì. Sì, ma è un grande cazzo. Come, però... non dico più, come non dico più che faccio MMA, che sport fai? Box, faccio la box. No, non mi ci metto più, non c'ho più voglia. Ma fa bene, perché tanto non già. È stato, allora, quello che ho scoperto è che almeno in ogni palestra c'è un campione mondiale, o almeno un cugino italiano sicuro. Un italiano cugino sicuro, esatto. In ogni italiani siamo fortissimi. In Italia ci avremo almeno 73 milioni. In Italia siamo i migliori. In Italia, noi italiani siamo i migliori. 73 milioni di campioni mondiali abbiamo. Poi ci vai a girare, non riescono a saltare, esatto, sulle punte dei piedi. Dici, ammazza, che cazzo. E tu lì un po' ti senti a disagio. Dici, cazzo, però se tipo adesso lo tiro giù davanti alla sua palestra, questo ormai dici, non che poverino. Quello è cosa. Madonna. Sì, però è il bello, però questo sincero mi fa divertire. A noi ci arrivano. Ma forse nella Muay Thai nella K1 esiste, cioè abbiamo più sti esempi, forse perché esiste da molto di più questo sport. Adesso nell'MMA arriverà. Vedrai che pure nell'MMA arriva, ma sta già arriva. Vedrai che pure nell'MMA tra un po' ci avremo tutti i cagazzi campioni. Anche secondo me. Già vedi che le palestre cominciano. Farò un programma bellissimo. Farò un programma e lo farò alla ricerca dei campioni. Vado in ogni palestra di ogni campione d'MMA e gli faccio dimostrare di essere un campione d'MMA contro di me, capito? E faremo questo. Oh, ma che programma esce? È una figata! Fai un podcast, anzi, che prenderà il nome di Podscat. Ci sarai tu, Podscat, che ci sarai tu che vai a testarli uno per uno. Però è figo. Smascherare. Minchia. Vai lì. Pensa quanto ti costa di assicurazione, però, a te. Ogni volta che gli rovini. Vai con l'ambulanza, tipo. No, gli faccio firmare qualcosa che non mi devono rompere. Scarico responsabilità. Sì, infatti Edoardo scrive di essere fortissimo. Edoardo scrive tipo Meatbuster, è presente quelli che fanno bravissimo. Andiamo a cercare tutti i vari titolati nel mondo e vediamo che succede. Va bene, grazie. Mi sa che interrompiamo qua un po' la live, siamo 2 ore e mezza che parliamo, non ci fermiamo più. Mezzanotte. Io starei qui per altre 6 ore, quindi possiamo fare anche quella di... stiamo a spaccare da lì. È figata. Fantastico. Bombissima. Oh, grazie ancora, grazie mille per la disponibilità, Scott. È stato un piacere davvero. Ci mancherebbe. Davvero un piacere. Sei il numero uno. Per me. No, siete più grandi voi, dai. No, speriamo di vederci al prossimo match. Quindi ragazzi, siamo in chiusura, ringraziamo ancora Daniele Scatizzi per averci risposto a tutte le domande e ricordatevi di mettere il cazzo sopra le persone, sopra la testa. Il cazzo di testa, stile di vita. Maglietta, prossima maglietta.
cazzo in testa. Sì, buona buonanotte, serata. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao.